Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro pubblico organizzato da Uno Editori in collaborazione con i siti web Luoghi Misteriosi e Extremamente. Si tratta di un dibattito pubblico incentrato sulla Bibbia. Esattamente il tema di oggi è: cosa dice davvero la Bibbia? Domande agli esperti per confrontare le conoscenze su Antico e Nuovo Testamento. Tutti noi, almeno una volta, penso, abbiamo aperto e letto questo testo che è sacro per i cristiani e per gli ebrei. È molto probabile che sia il libro più diffuso al mondo in assoluto ed è anche possibile che quasi in ogni casa italiana ci sia una copia di questo testo così importante per tutti noi, perché sulle testimonianze, sulle rivelazioni contenute in questo libro Antico, Nuovo Testamento, si fondano sicuramente il nostro passato, la nostra storia, ma anche molto del nostro presente, molti dei valori condivisi anche oggi. Quindi è un argomento sicuramente molto di attualità ed è ancora più attuale alla luce di recenti interpretazioni veicolate da libri, da pagine web, da trasmissioni, che sembrano sgretolare tutte quante le nostre certezze in merito. Ecco dunque l'esigenza di mettere a confronto diverse linee di pensiero, tutte molto autorevoli, per cercarne di capire di più. Quindi ospiti oggi, i relatori oggi sono uomini di fede, teologi, esegeti, esperti di storia e di religione, che esporranno il loro punto di vista, le loro opinioni, tutte assolutamente da rispettare. Questo è un punto fondamentale. Oggi non ci sono scese in campo, non ci sono teorie o partiti da difendere, ci sono idee da ascoltare e da rispettare tutte, nel rispetto di tutte le sensibilità di ogni singolo individuo. Quindi inizio appunto col presentarvi in maniera molto succinta, perché se dovessi dirvi tutti i curricula dei presenti perderemo forse delle ore, ma in maniera molto succinta vi presento i nostri relatori e seguo un mero ordine alfabetico. Quindi parto da Monsignor Avondios, al secolo Dimitri Bica, nato in Romania da una famiglia molto religiosa di fede ortodossa. Nel 2000 è stato ordinato sacerdote dell'attuale metropolita di Transilvania. È in Italia dal 2006 e ha ottenuto lo status di rifugiato per motivi umanitari. È diventato vescovo nel 2009 e attualmente è arcivescovo della Chiesa ortodossa di San Nicola di Milano, una chiesa che occupa l'antico storico Lazzaretto di Milano in via San Gregorio, ed è famosa anche per l'icona della Madonnina che piangerebbe lacrime. Il secondo relatore che vi presento è Mauro Biglino, realizzatore di prodotti multimediali di carattere storico, culturale e didattico per importanti case editrici e riviste. È soprattutto, ora lo conosciamo, come studioso di storia delle religioni e traduttore di ebraico antico per conto delle edizioni San Paolo, collaborazione che si è conclusa quando ha iniziato la sua carriera di scrittore, in cui ha portato alla luce le sue personali scoperte fatte in questi 30 anni di analisi dei testi sacri. Tra i suoi libri più noti possiamo citare Il Dio alieno della Bibbia e La Bibbia non parla di Dio. Da oltre 10 anni si occupa anche di massoneria. Vi presento ora Ariel Di Porto. Ha conseguito il titolo di rabbino presso il Collegio Rabbinico Italiano e la laurea in filosofia presso l'Università La Sapienza, occupandosi delle dottrine non scritte nel pensiero di Platone. Ha svolto per vari anni l'attività di Shazan, si dice così? Shazan, che è il cantore in sinagoga, abbinandola all'insegnamento presso il liceo Levi e il collegio rabbinico e con la collaborazione con l'ufficio rabbinico di Roma. È coautore di un libro di introduzione all'ebraismo e di un testo sulle regole ebraiche di lutto. Dal 2014 è rabbino capo della comunità ebraica di Torino. Abbiamo con noi anche Daniele Garrone, è un biblista e pastore protestante italiano valdese, è uno dei maggiori esperti dell'Antico Testamento in Italia. Dal 1988 è docente ordinario di Antico Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Ha fatto parte del gruppo di traduttori dell'Antico Testamento in lingua corrente interconfessionale. Il suo approccio alle scritture è di tipo storico-critico. Attualmente è impegnato in un progetto di nuova traduzione della Bibbia, dei Salmi in particolare. E concludo con Don Ermis Segatti. Sacerdote dal 1962, laureato in letteratura tedesca, in storia del cristianesimo, materia che insegna insieme a teologie extraeuropee presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, sezione parallela di Torino. Si interessa dunque anche di nuove teologie. È stato referente fino al 2012 dell'Arcidiocesi di Torino per l'università e la cultura. Dall'anno accademico 2014-2015 è insegnante di questioni di teologia morale e pratica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Questi i nostri relatori. Ora vi illustro in maniera molto rapida le regole di ingaggio, diciamo così, quindi come procederemo in questa prima parte della giornata. Rivolgerò 4 domande ai nostri ospiti, alle quali siete pregati di rispondere ognuno in massimo 5 minuti. Sarò io stessa a dirvi mancano 30 secondi per darvi tempo di concludere il vostro ragionamento prima che il tempo appunto termini. Quindi chiedo cortesemente a tutti voi di rispettare questo limite di tempo. Il primo a partire ogni volta sarà Mauro Biglino, poi seguiremo l'ordine in cui siete appunto seduti. Allora possiamo partire con la prima domanda. Chiedo a tutti quanti voi come sapete con certezza, quindi non si parla di ipotesi, di supposizioni o di atti di fede, ma come sapete con certezza dell'esistenza di Dio? Cosa sapete su Dio e quali sono le fonti di queste vostre conoscenze? Prego. Allora, per me la risposta è semplicissima, nel senso che io di Dio non so assolutamente nulla. Evito anche accuratamente di elaborare idee su Dio. Io ho letto moltissimo su Dio, ho 66 anni, quindi ho avuto tempo dal liceo di leggere moltissimo su Dio. Devo dire che non ho mai trovato, nei vari testi che ho letto, insomma diverse migliaia di pagine, la certezza della conoscenza di Dio. Ho trovato molte idee su Dio, ho trovato molte ipotesi su Dio, ho trovato molte elaborazioni su Dio, ma non ho trovato nessuno che, come dire, possedesse la conoscenza, la sapienza in relazione a Dio. Poi, perché anch'io ho commesso l'errore di tutti, ho letto prima i libri sulla Bibbia e poi dopo ho letto la Bibbia, invece bisognerebbe fare il contrario. Poi ho letto la Bibbia, e parliamo per adesso dell'Antico Testamento, e devo dire che lì Dio proprio non l'ho trovato. Nel senso che addirittura ho trovato l'esatto opposto di ciò che avevo sempre letto su Dio. Ho trovato che l'Antico Testamento narra di un individuo le cui caratteristiche non corrispondono per nulla a ciò che avevo sempre letto su Dio, diciamo almeno così qui in Occidente. Sarà forse questo anche il motivo per il quale probabilmente, e qui prendetela come sensazione mia, quindi poi buttatela via ovviamente perché le mie sensazioni non contano assolutamente nulla, ve la do come sensazione perché non posso citare la fonte, ma sarà forse questo il motivo, cioè diciamo l'assenza di Dio, del Dio platonico e neoplatonico nell'Antico Testamento, il motivo per il quale probabilmente la Chiesa romana si accinge ad abbandonare definitivamente l'Antico Testamento, che diventerà, in qual caso, qualora e quando questo avvenisse, tornerà a essere ciò che era in origine, cioè un insieme di libri che un popolo, gli israeliti, ha scritto per tenere memoria di un patto di alleanza che ha fatto con l'Elohim, qualunque cosa voglia dire, con l'Elohim di nome Yahweh, o Yehuah, insomma, a seconda di come viene variamente vocalizzato, e quindi questo era un patto di alleanza che riguardava loro e non l'umanità. Quindi nel qual caso, appunto, qualora questo avvenisse, l'Antico Testamento tornerà a essere ciò che era in origine. Quindi in sostanza non ho trovato certezze e conoscenze su Dio nei testi di teologia, non ho trovato notizie su Dio, e quando dico Dio ovviamente intendo il Dio che mi è stato presentato, quello che conosciamo noi qui in Occidente, non l'ho trovato nell'Antico Testamento, ed è per questo che io di Dio non so nulla, perché evito accuratamente di elaborare ogni mia idea personale su Dio. La domanda che si pone è una domanda che nell'ebraismo è abbastanza recente in realtà. L'interesse sui principi fondamentali dell'ebraismo, sui principi di fede, è una domanda che, considerata l'antichità della tradizione ebraica, è abbastanza recente, cioè sia nel testo stesso della Bibbia, sia all'interno delle prime elaborazioni dei rabbini, in realtà su questa domanda non troviamo molto. Questa domanda si affaccia nella storia della religione ebraica abbastanza recentemente ed è affrontata nei testi fondamentali della filosofia ebraica medievale, cioè da Maimonide, e in particolare nell'introduzione al 10° capitolo del Trattato di Sanedrin, nel suo commento alla Mishnah, che è uno dei testi fondamentali della tradizione orale ebraica, il Sefer Emunot Vedeot, appunto il libro delle varie credenze dell'ebraismo di Rabbi Saadia Gaon, il Kusari di Rabbi Yehuda Halevi, l'Emunarama, la fede esaltata di Avram Ben Daud, l'Or Hashem di Saddai Crescas e il libro dei principi di Yosef Albo. Quindi all'interno dei principali testi di filosofia ebraica medievale, e questo deriva dalla necessità di una dogmatizzazione all'interno dell'ebraismo, e questo deriva dai rapporti del mondo ebraico avuto con quello cristiano e con quello arabo. Questa domanda nella tradizione ebraica almeno inizialmente non esiste. Dobbiamo ricordare che già nel Pentateuco, nell'Esodo, Mosè chiede di vedere il Signore, che gli risponde che un uomo non potrebbe vederlo e vivere, chi lo irani Adam Vahai. Per questo esistono delle dottrine che sorgono appunto nel Medioevo, secondo le quali non si può sapere alcunché della divinità e quindi teologicamente si può parlare della divinità e riferirsi ad essa solamente in termini negativi, non avendo in quanto esseri umani un termine di paragone per definirla. Ma è possibile, dicono questi filosofi, conoscerla e divenire consapevoli della sua esistenza per via delle sue manifestazioni ed opere, cioè vale a dire attraverso questo mondo come è architettato, attraverso ciò che avviene all'interno di questo mondo. Tant'è che nello stesso brano dell'Esodo Dio rivela a Mosè i 13 attributi di misericordia. Non è possibile, pertanto, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Lo stesso Abramo, che ebbe l'intuizione monoteistica, ebbe questa intuizione attraverso l'investigazione della natura, secondo la nostra tradizione, cioè ha visto il mondo e ha ritenuto che non fosse possibile che non vi fosse un architetto del mondo. Yehuda Halevi, altro filosofo medievale, nel Qusari, rispondendo a questa domanda posta dal re dei Casari, si tratta di una finzione, sulla nostra fede disse che noi crediamo al Signore che ci fece uscire dall'Egitto e ci ha dato la Torah, eventi dei quali siamo stati testimoni, ma si vede bene invece dal dire che noi crediamo nel Signore che ha creato il mondo, perché sebbene tutti quanti, almeno gli ebrei, siamo convinti di questo fatto, nessuno vi ha assistito. Il Sefer Achinuch, che è un testo che raccoglie i vari precetti della Bibbia, ritiene che questa credenza non abbia bisogno di spiegazioni ulteriori, perché è uno dei fondamenti della religione, questo, il fatto che Dio ci sia, e chi non vi crede nega uno dei principi fondamentali e non fa parte del popolo di Israele. Quindi il credere in Dio sarebbe un assioma. Maimonide pone 13 principi fondamentali della fede e svariati di essi si riferiscono alla divinità, che ha creato tutti gli esseri ed esercita la sua provvidenza. È unica, eterna, incorporea, la sola degna di ricevere preghiere, che ha scelto dei profeti, il principale dei quali è Mosè, per mezzo del quale ha dato la Torah di Israele. E crediamo che la Torah che abbiamo sia esattamente quella che gli è stata data e che non possa essere modificata. Oggi noi viviamo in un mondo della tecnologia, un mondo della scienza, dove l'uomo si pone tante problematiche sull'esistenza di questo essere che cammina sulla terra e che tinge dalla sua esistenza attraverso le esperienze e delle conoscenze dell'universo. Tante volte abbiamo visto e vediamo in televisione la necessità dell'uomo contemporaneo di trovare al di là della terra nel mondo invisibile, come lo chiamiamo noi, soprattutto nella tradizione ortodossa, Dio dei nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, perché questa è la tradizione, diciamo, del cristianesimo, Dio delle cose visibili e invisibili. E dunque l'uomo, nella sua necessità e la sua ricerca totale di qualcosa più grande di lui e di quello che l'ha creato, alla fine l'ha messo in questo giardino Eden, come dice anche Mario Biglino parlando del Eden, del giardino recinto, nella sua ricerca di trovare questa esperienza e chi l'ha creato, va sempre sulle stelle a trovare, al di là della conoscenza terrestre, al di là di quello che noi abbiamo ricevuto attraverso la storia, se esiste un Dio che ha creato l'universo e tutto quello che noi sappiamo e non sappiamo. E dunque la domanda messa a noi nella domanda se noi sappiamo qualcosa di Dio, e come diceva Mauro, io personalmente, tutti noi che siamo radunati qui, non possiamo conoscere nulla di Dio se non attraverso quel libro che tante volte è chiamato fantascienza, che si chiama la Bibbia. E se noi guardiamo, l'esperienza e soprattutto vedere Dio nella Bibbia, e questo è il problema che io mi pongo. Mauro, che è un esperto e sa benissimo e ha fatto la traduzione della Bibbia, dice che non ha scoperto che la Bibbia parlava di Dio, invece nell'Antico Testamento, e abbiamo anche l'esperto ebraico e poi un altro al mio fianco, e anche lui, Mauro, che è un esperto nella traduzione, si parla di Dio, di Yahweh, si parla dell'Elohim. Io sto spiegando che dal mio punto di vista di teologo ortodosso e di cristiano, io ho trovato l'esistenza di Dio, del nostro Dio Yahweh, che lo chiamiamo Dio, in tanti passi. E voglio ricordare il capitolo 43 della profezia di Isaia, versetto 10, che parla proprio di questo, parla di Dio. Uno dei esempi. Quanti di voi siete stati a Qumran? Io sono stato qualche giorno fa a Qumran. In questo luogo sono state trovate delle pergamene, delle papiro, no? Con delle traduzioni, il libro integrale di Isaia, con tutti i libri della Torah e del Vecchio Testamento, a parte il libro di Estera. Il libro di Estera non c'è. Era tradotto, erano questi manoscritti lì. Poi c'era un commenti e una esegesi di questa seta attraverso la loro esperienza su tutti i testi della Bibbia e della conoscenza di Dio, in quanto loro si definivano figli della luce. E dunque io credo e sono convinto che questo Dio che si trova nell'Antico Testamento, il Dio dei nostri padri Abramo, Isacco e Giacobbe, è il Dio che si è mostrato anche oggi e si mostra tuttora e si è mostrato anche nel Nuovo Testamento, ed è colui che muove ogni cosa sulla terra. E io credo, perché altrimenti non potrei essere qui, che Dio esiste, e non soltanto come forma, diciamo, aliena o nelle forme, diciamo, come diceva lei, uno di quelli Elohim, ma io credo che il Dio di Israele è uno e rimane così, come dice anche lui: prima di me non fu formato alcun Dio, né dopo né sarà un altro. Allora, telegraficamente rispondo anche a questa prima domanda. Io preferirei parlare di cose ebraiche, ma non mi sottraggo al compito. Io qui sono come protestante, e quindi rispondo alla prima domanda in due tornate. La prima ve la dico come si sarebbe detta nel XVI secolo, dove stiamo per celebrare il 500° delle riforme protestanti. La grande rivoluzione di Martin Lutero e dei molti che lo hanno seguito in Europa non fu la polemica sulle indulgenze, non fu il rifiuto del papato, eccetera, eccetera, ma fu questa semplice idea opposta alla grande univoca tradizione cristiana fino a quel momento, cioè che noi non abbiamo nulla da dire di Dio e su Dio se non quello che Dio dice a noi. Cioè non si arriva a Dio ripercorrendo indietro l'essere, cioè con un approccio filosofico. Non ci rivela Dio la tradizione della Chiesa, c'è Dio soltanto quando Dio ci apostrofa. E la fede e la teologia non sono altro che ascoltare l'apostrofe di Dio e ripeterla con le nostre parole. Punto e a capo. Diciamo, il tono che vedete è il mio tentativo, diciamo, di dar voce a Lutero. Dove troviamo questa voce di Dio? Nelle Scritture. E qui Lutero fece un'altra rivoluzione, di cui forse non si rendeva neanche conto fino in fondo. Quelle Scritture, per quel che riguarda l'Antico Testamento, non le andiamo a leggere in latino o in greco, ma le andiamo a leggere in ebraico. Poi lui le ha interpretate in modo molto cristologico, ma è lui l'inventore del fatto che il discorso di Dio prima di Gesù lo devi sentire in ebraico e non in latino, anche se il latino dicesse esattamente tutte le stesse cose, ma devi andarlo a leggere in ebraico. C'era anche un po' di umanesimo. Dietro questa opzione c'è l'idea che non posso dimostrare, quindi qual è la fonte certa della conoscenza? Io non posso dimostrarlo, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata veramente la voce di Dio. Sono passati diversi secoli, abbiamo approfondito il carattere umanissimo, datatissimo, pluralissimo di quelle scritture, Antico e Nuovo Testamento, non c'è nulla di divino in quel libro, e i miei cugini fondamentalisti che pensano di rendere un servizio a Dio divinizzando le scritture fanno un'idolatria della carta. Quindi è chiaro che quelle sono testimonianze, tracce, e Lutero mise l'accento sul fatto che il discorso su Dio è sempre paradossale, quindi quando leggete la Bibbia, quando trovate degli antropomorfismi, quando trovate delle torsioni, quando trovate un Dio che parla e agisce poco da Dio, pensate che forse è lì che c'è una traccia. Io oggi, e concludo, la direi personalmente così: in queste umanissime scritture che io per certi versi con i miei colleghi scandagliamo, come fa l'amico scozzese di Getro in NCIS, che taglia tutto e apre e va a vedere tutti gli strati eccetera eccetera, cioè facciamo anche dell'anatomopatologia, e per certi versi credo di essere molto più radicale di Biglino, eppure a me rimane la convinzione che da lì dietro, da questa umanissima storia, dove c'è anche del politeismo e ci sono tante altre cose che nessuno di noi nega, anzi le andiamo a scovare, io credo che lì mi viene, c'è un tu, c'è un'apostrofe esterna, c'è qualcosa che non ho inventato io e che mi sorprende. L'interlocuzione con questa parola altra, antica, e che mi stupisce e certe volte mi irrita, ecco, questo è il mio girare intorno a questa roba qui, è quello che io so di Dio. Quando c'è qualcuno che ha voglia di andare a girare l'intorno con me, ben volentieri. Grazie dell'ospitalità. Peccato non poter fermarsi con questo immenso pubblico a lungo, singolarmente. Invece bisogna buttare lì delle cose come se fosse ciascuno di voi soltanto una massa. Comunque io mi trovo abbastanza consono con molti passaggi che mi hanno preceduto. Vorrei dire però, in modo un po' tagliente, che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe, saremmo noi. E questo in modo molto tagliente un pensatore grande dell'Ottocento tedesco, che era anche un dichiarato non credente, fece la sommatoria della questione al suo tempo, che era un tempo cruciale sulla domanda che avete posto in primo piano, riassumendola così: Il tutto della critica tedesca si riassume in questo, che non è, e coglieva il centro della questione da un certo punto di vista, che non è Dio che fa l'uomo, ma è l'uomo che fa Dio. Aveva colto il punto di vista della certezza, cioè mettendosi dal punto di vista della ragione che crede che Dio deve rendere conto alla ragione per essere Dio, mentre invece tutto il discorso biblico, al di là delle traversie che sono state accennate prima, appunto dei travagli che hanno lì dentro, la lotta è una lotta su Dio e con Dio, la scrittura, al di là di tutto questo viene fuori questa idea che non sei tu che fai Dio, ma è Dio che fa l'uomo, che ha fatto l'uomo. Quindi qui mi discosto un tantino dalla tua posizione, proprio hai fatto molto bene a toccare il testo del Cinquecento, perché là è venuto un discrimine, che poi lungo i secoli successivi si sono poi in qualche modo, specialmente oggi nell'epoca contemporanea, si sono in qualche modo ammorbiditi e si sono ricompresi. Ma il nodo della questione, che è la grande tradizione cristiana, quella che tu dicevi, tutta quella che precedeva, era una tradizione nella quale aveva posto, e continua a porre, almeno nella tradizione cattolica, la fiducia sulla ragione di poter non dire con certezza Dio, via questo, ma di dire qualcosa sì. Per dirla adesso con i termini che fanno parte di ciò che si chiama la teologia, poter in qualche modo, bisognerebbe ripercorrere in modo non come ha fatto Kant però, perché Kant ha preso le vie dell'esistenza di Dio come se fossero delle dimostrazioni con certezza razionale, mentre invece nella tradizione biblica, e poi ripresa ancora da alcuni pensatori del Medioevo, dire vie per l'esistenza di Dio vuol dire mettiti in quella direzione, ma non pensare di essere padrone della conclusione, ma vai in quella direzione. Ad esempio, le cose potrebbero esistere e non esistere, come mai esistono? E dai, mettiti in quella direzione e vai nella direzione per porre seriamente la questione di Dio, non per porre Dio, ma per porre la ricerca, il problema, la testa nella direzione giusta. Oppure tu vedi che c'è qualcosa che ti fa dire che è buono, che è bello, qualcosa, tu percepisci questo, ma da dove viene questo? Mettiti in quella direzione e hai un'indicazione di percorso, un tracciato, quello che nelle grandi tradizioni spirituali dell'Oriente si dice con una parola bellissima, il Tao, cioè tu mettiti in cammino. Così ad esempio ci vuole tanta intelligenza per comprendere il mondo a questo punto in cui siamo noi, chissà quando ce ne vorrà, in quel che scopriremo in seguito, tanta intelligenza ci vuole e niente prima. Tanta intelligenza per comprendere il mondo adesso e niente prima, niente alla radice. Queste cose non ti fanno dire però, ah, Dio è questo. No, Dio non è fatto dall'uomo, neanche dall'intelligenza dell'uomo, ma l'intelligenza dell'uomo, e qui si discosta la tradizione cattolica dalla tradizione protestante, l'intelligenza può dire qualcosa di Dio. Non è un equivoco il rapporto tra la realtà che noi guardiamo, che cerchiamo di comprendere, e quel che noi chiamiamo Dio. C'è un rapporto di analogia. Un'ultimissima cosa vorrei dire. Un altro dei concetti fondamentali che la tradizione biblica, qui mi insinuo rapidamente senza andare oltre. 30 secondi. Grazie. Che si apre è che Dio comunque, anche nel porre la questione di Dio, è sempre colui che precede, è colui che anticipa, cioè anche in tutta la Bibbia che si dice parola di Dio, eccetera, Dio è colui che precede, è colui che pone l'iniziativa, è colui che fa sì che si ponga il problema. Una delle vie per porre la questione di Dio in modo ragionevole, tra virgolette, è quella di dire appunto che già solo mettersi in domanda è possibile soltanto perché Lui l'ha resa possibile, altrimenti da solo il caos non avrebbe creato alcuna domanda, alcuna ricerca, alcun senso, alcuna via. Mi fermerei qua. Grazie. Passiamo alla seconda domanda, sempre con lo stesso ordine. La domanda è: la Bibbia va letta in modo letterale oppure metaforico? E come fa un credente a distinguere i passi da intendere in modo letterale da quelli che invece dovrebbero essere letti in chiave allegorica? Allora sì, questo è in effetti un grande problema, nel senso che io ho scelto ho fatto una scelta metodologica che dichiaro da quando appunto ho iniziato, diciamo, a raccontare quel che mi pare di leggere in quel testo. E la mia scelta dichiarata, palese, è: faccio finta che quando gli autori biblici scrivevano una cosa volessero scrivere quella. Faccio finta perché ovviamente non ne sono certo, io non ho nessuna certezza, come sanno bene quelli che hanno sentito un po' di mie conferenze. Quindi io faccio finta che, per vedere che cosa ne scaturisce, che cosa ne viene fuori. In questi anni devo dire che mi è stato detto un sacco di volte, qualche volta in modo un pochettino elegante, qualche volta un po' meno, ma va bene, fa parte del gioco, io piglio sempre tutto con un sorriso, che io sono un ignorante, e questa è una profonda verità, di questo io sono assolutamente consapevole, perché non so che è palese che la Bibbia va letta in modo allegorico e metaforico. Ecco, il fatto che in tutti questi anni non c'è nessuno di quelli che mi accusava appunto di aver fatto questa scelta metodologica, che mi accusano di aver fatto questa scelta, nessuno che mi abbia però dato il criterio, ma il criterio vero, il criterio oggettivo per distinguere le parti che vanno lette in senso letterale da quelle che vanno lette in senso allegorico o metaforico o simbolico. E quindi, non avendo il criterio, però mi sento dire che è palese che la Bibbia va letta in modo allegorico, allora io mi ritengo libero, ad esempio, di poter dire: beh, è palese che il primo versetto della Bibbia, in principio Dio creò i cieli e la terra, è solo un'allegoria. Cioè, quel popolo, così come noi oggi per la verità, non sapeva che origine avesse l'universo e quindi ha inventato questo racconto allegorico, inventandosi un personaggio onnipotente, diciamo così, che l'ha creato perché non era in grado di spiegare, non lo siamo neanche noi, poi noi cerchiamo le vie scientifiche, allora un pochettino meno. E quindi dico, se è palese che può essere letta in modo allegorico, allora io dico è palese che il primo versetto della Bibbia è allegorico. Se non è palese, e quindi se invece è chiaro che il primo versetto della Bibbia va preso in senso letterale, perché c'è un Dio che ha creato l'universo, e ripeto, io lo sanno quelli che seguono le mie conferenze, io quando dico di Dio non so nulla, intendo dire anche che io non dico che Dio non esiste, dico che di Dio non so nulla. Quindi Dio può benissimo esistere. Io non metterò mai in discussione l'esistenza di Dio, perché non ne so nulla. Per metterla in discussione dovrei sapere, cioè dovrei avere le certezze degli atei che non ho. E quindi io dico, se invece il primo versetto della Genesi, faccio quello, ma gli esempi potrebbero essere decine, va preso in senso letterale, allora io ho bisogno, ma è un bisogno vero, di avere il criterio oggettivo, però non soggettivo. Cioè non scegliere i versetti che mi piacciono, no, sono letterali, quelli che non mi piacciono sono allegorici. Il criterio oggettivo per prendere la Bibbia, che è il libro che Dio avrebbe ispirato per parlare con noi, con ciascuno di noi, mettermi di fronte alla Bibbia e capire che cosa devo ritenere letterale e che cosa no. E quindi questo è effettivamente un problema molto grande. Io ovviamente proseguo con la mia strada del fare finta che, di cercare di capire che cosa viene fuori se la Bibbia va presa in senso letterale. Ma visto che mi viene detto sempre, appunto, tu non hai ancora capito, può darsi, non hai ancora capito che la Bibbia va letta in senso allegorico, ecco, mi piacerebbe che quelli che mi accusano di questo mi dessero il criterio, ripeto, oggettivo. Effettivamente il primo verso della Genesi è molto problematico, cioè se voi leggete l'interpretazione che poi è stata data di questo versetto troverete tutto il contrario di tutto, cioè è cose che non ci possiamo aspettare, cioè, ad esempio che la materia possa essere eterna, insomma, secondo l'idea aristotelica. Noi comunque molto semplicemente troviamo la radice di quello che pensiamo e quello che facciamo nella Torah stessa, nella Torah scritta, nella Torah orale ed in ciò che da essa deriva sino al giorno d'oggi, cioè anche i maestri che ancora al giorno d'oggi producono, hanno una produzione letteraria, si rifanno alla tradizione ricevuta. Nei secoli sono stati scritti numerosissimi commentari ai libri del Tanakh, fra questi certamente il più famoso è il commento di Rashi di Troyes che visse nel XI secolo. Le indicazioni sui brani da leggere in modo allegorico derivano principalmente quindi dalla tradizione rabbinica, ai quali i commentatori si rifanno. Ad esempio, sappiamo che le immagini che i profeti utilizzano circa la fine dei giorni non vanno intese alla lettera, ma sappiamo d'altro canto che quando ciò avverrà ne avremo inequivocabilmente la conferma. E quindi dal nostro punto di vista il dedicarsi eccessivamente a queste cose è sconsigliato. È importante segnalare che l'orizzonte di riferimento dei maestri di Israele è differente rispetto a quello di un cristiano, perché comprende un numero inferiore di libri che costituiscono il Tanakh, che è composto da 24 libri complessivamente. Tra questi libri il Pentateuco, la Torah, ha una dignità superiore. Tutto nella nostra dottrina è basato sulla tradizione. I maestri hanno utilizzato una serie di regole ermeneutiche per ricavare degli insegnamenti che tuttora costituiscono la base imprescindibile che regola la nostra comprensione della Torah. In generale possiamo distinguere 4 livelli differenti di lettura che sono riassunti nella sigla Vardes. Una lettura piana del testo secondo il suo senso letterale, pshat. La lettura tramite accenni, il remes, contenuti nel testo. Secondo questo tipo di lettura, per esempio, già nel testo della creazione del mondo sono accennati gli eventi che caratterizzeranno i 6 millenni successivi della storia dell'umanità. O le storie dei patriarchi anticipano quanto avverrà ai loro discendenti. Terza lettura è quella propria del Midrash, il Derash, che è l'elemento maggiormente caratterizzante della lettura ebraica delle scritture. Per esempio, si potrebbe parlare molto di questo, visto che il materiale midrashico è sterminato, numerosissimi midrashim riguardano le lettere ebraico, il valore numerico delle varie parole, in un sistema nel quale a ciascuna lettera dell'alfabeto ebraico è assegnato un valore numerico, gematria, e da questo si possono ricavare degli insegnamenti. La lettura mistica, poi, il Sod, che trova nello Zohar, libro dello splendore, il suo culmine. Per accedere a questo livello di lettura, non alla portata di tutti, secondo l'espressione di Maimonide ci si deve essere riempiti la pancia con carne e vino prima di intraprenderlo. Il primo autore a trattare di questi temi fu lo spagnolo Rabbi Mosè ben Nachman, che vive nel XIII secolo. Quello che è fondamentale però è che è indispensabile un'interpretazione, e questo distingue l'ebraismo rabbinico da molte altre letture, come quella dei Karaiti, che non intendono discostarsi dal testo. Per questo la legge del taglione, per esempio, è intesa letteralmente, secondo i Karaiti, mentre secondo l'interpretazione rabbinica questo precetto serve a istituire la pratica del risarcimento del danno procurato. Parlando delle regole del sabato, l'ebraismo è così tanto importante, del quale invece nella tradizione scritta non si parla molto, e comunque molto meno di altri argomenti, i maestri affermano che si tratta di una montagna appesa ad un capello. Le numerosissime regole relative allo Shabbat, pertanto, si ricavano solamente da questi pochi accenni presenti nel testo biblico, e quindi dal nostro punto di vista non è possibile immaginare il testo senza l'interpretazione che lo accompagna. La Bibbia va letta letteralmente o metaforico? Dipende da quale parte ci possiamo mettere. Infatti quello che diceva Mauro Biglino è molto importante, il fatto che noi dobbiamo vedere sempre i testi della Bibbia attraverso anche l'esperienza del nostro intelletto, usando le esegesi bibliche e le spiegazioni anche dal punto di vista scientifico e teologico da una parte, dal punto di vista teologico cristiano, e scientifico dal punto di vista della scienza, perché nessuno di questi dei miei relatori qua non possono negare l'esistenza della scienza e soprattutto l'evidenza scientifica di tanti testi, e anche di quello che noi scientifica, religiosa e storica. Dunque non neghiamo la scienza e la possibilità di altre cose che noi non possiamo e non abbiamo la capacità di dimostrare. Mauro dice che dobbiamo prendere, e soprattutto la Bibbia va interpretata letteralmente, dunque Dio ha creato i cieli e la terra, dunque dal punto di vista qualcuno ha creato questo Dio, gli ha dato la forza onnipotente di creare il cielo e la terra e ha creato quello che noi vediamo. Però anche lo stesso Mauro, per esempio, in tante delle conferenze, vedete che io seguo Mauro Biglino, vedete? Non sono un ignorantello, anche Mauro tante volte fa appello all'allegorismo e alla metafora. Per esempio il serpente di Mosè lo vede come un scienziato, un medico, no? Il serpente della Genesi, lui dice che in realtà è un uomo di scienza, un scienziato che si occupa dell'ingegneria genetica. È vero o no? Vedete? Dunque l'interpretazione, anche Mauro tante volte non la prende alla lettera, ma anche scusate la mia lingua italiana, metaforicamente. Bravo. E dunque anche coloro che contraddicono l'esistenza di Dio nella Bibbia, Yahweh, Elohim, plurale, tutto quello che vogliamo. E qui voglio fare un piccolo, sono in debito con il nostro carissimo amico di rispondere. L'ex imperatore di Roma, no? Il Cesare, era una persona unica, no? È vero, era un imperatore, no? Un uomo? O no? Erano di più Cesari, era uno, un imperatore. Quanti appellativi aveva? Pontefice Maximum, Sommo Pontefice, il Dio Sole. Dunque usava il plurale. Nella nostra Chiesa ortodossa, io quando mi firmo, per esempio, sui documenti, dico noi Avondios. E mica sono tanti Avondios, sono uno, e grazie a Dio che faccio già danni. E dunque, vedete, quando ci fermiamo nei documenti nostri ecclesiastici, io dico noi Avondios, per la grazia di Dio vescovo di Milano o di Brescia. Noi, perché noi? La regina d'Inghilterra, quando si mostra al popolo, dice noi abbiamo deciso, noi vogliamo. Dunque vedete come si può interpretare questo noi dal punto di vista allegorico o letterario. Dunque dobbiamo fare distinguere, mi piace sempre fare delle come posso dirvi, delle analogie non tanto teologiche quanto con le cose naturali nostre. Dunque la Bibbia va letta tante volte anche attraverso la nostra capacità intellettiva. Io non so niente di Dio, io non ho visto Dio, voi l'avete visto? L'avete visto? Non l'avete visto? No, perché non si può vedere ciò che non si può vedere. Non si può vedere ciò che non esiste. Non si può vedere ciò che non ha forma. Per esempio, bravo. Vedete, almeno ho fatto ridere tutta la platea. Per questo mi deve concedere un minuto. Come per esempio, noi non vediamo la corrente elettrica, perché noi vediamo il risultato della corrente elettrica. Se vogliamo sentire invece l'elettricità, mettete due chiodi in presa e vedete come la sentite bene forte e ti fanno i capelli proprio belli, ricci. Dunque, vedete, anche Dio, Dio esiste in una forma non conosciuta a noi e priva, diciamo, di visibilità all'uomo, ma si può conoscere se lo fai attraverso lo spirito, la spiritualità. Dunque ti devi mettere in condizione spirituale nell'ascolto di colui che c'è. Allora, senza dubbio, qui non ho dubbi, la Bibbia non va letta allegoricamente, se prendiamo l'allegoria nel suo senso tecnico, cioè come è stata usata a lungo nella tradizione della Chiesa e altrove, cioè che ogni singola parola, ogni particolare del testo, oltre al significato che veicola, e naturalmente noi sappiamo che per veicolare un significato ci vuole una frase, quindi tradurre parola per parola non è tradurre, ma questo è un altro discorso. Allora ogni parola praticamente indica qualcos'altro, Per esempio nella tradizione cristiana, ma non solo, lo si è fatto a tappeto, ma lo si è usato anche per trovare significati spirituali da testi che apparentemente non ne avevano nessuno. Per esempio, così vi faccio ridere anch'io, nel Cantico dei Cantici si parla si dice che la ragazza ha un pendaglio tra i due seni. C'è un padre della Chiesa che dice che quel pendaglio è Gesù Cristo, che sta esattamente tra due montagne che sono l'Antico e il Nuovo Patto, eccetera. Allora, ci sono alcune pagine della Bibbia che sono scritte per essere lette come allegorie, ma il testo lo dice. Ma sono eccezioni rarissime. Ezechiele 17 dice: vi racconto adesso Chidda e Mashal, un paragone, un enigma, e racconta un'impossibile storia di un'aquila che strappa la punta di un cedro, la pianta, poi diventa una vigna, poi viene un'altra aquila, ma pochi versetti dopo spiega che quelli sono dei re, è un'allegorizzazione di un evento storico. Dunque, l'allegoria è liquidata, la Bibbia va letta per quello che è scritto. Qui cominciano i problemi. Intanto bisogna stare attenti ai generi letterari, perché noi non leggiamo Anais Nin nello stesso modo in cui leggiamo il Codice Civile, non leggiamo un saggio di Umberto Eco sulla letteratura, ci accorgiamo che sono testi diversi rispetto alle poesie della vabbè, non mi viene il nome, eccetera, eccetera, eccetera. Anche nella Bibbia ci sono testi diversi, e leggere testi diversi come se fossero tutti uguali, questa è una tentazione appunto molto ecclesiastica. Siccome dovrebbe essere sempre tutta verità dall'inizio alla fine, no, ci sono delle poesie, ci sono delle proteste, ci sono dei lamenti, ci sono delle leggi, ci sono dei miti. Allora, per leggere i racconti della creazione bisogna leggerli per quello che sono scritti, ma per esempio noi oggi non li possiamo leggere se non sullo sfondo di analoghi racconti dell'antico vicino Oriente. Allora lì il problema non è se ha creato davvero in 7 giorni, eccetera. È chiaro che è un'interpretazione del mondo. Ed è un'interpretazione del mondo che a me oggi mi interpella, perché dice il risultato, questa palla su cui noi viviamo, non è un universo sacro di potenze che si scontrano, è una dimensione profana, desacralizzata, che un Dio che parla e le cose accadono ha dato in gestione agli umani. Ecco, questo è, così leggo io quel racconto. È chiaro che il serpente, con buona pace di tutta la tradizione cristiana fino al mio amico Lutero, non è Satana, e non c'è nessun protovangelo alla lettera, poi ne parleremo magari dopo. Quindi, ma noi così oggi leggiamo la Bibbia nelle facoltà di teologia. Se ho un minuto faccio un esempio di quelli che qui sono come buttare un cerino nella benzina, ma avete capito che sono uno spiritoso, quindi no. Allora, per esempio, il problema vero è questo. La mia domanda oggi è, nella Bibbia certamente la Bibbia, gli autori della Bibbia hanno voluto metaforizzare cose che prima non lo erano, e ci sono metafore nella Bibbia. Allora lì la domanda è saperle individuare con grano salis, no? Appunto, ha ragione Biglino, quando mi fa comodo o scomodo è metafora o non lo è. Io penso che quando si dice che Dio è la mia rocca sia sempre stata una metafora. Quando si parla del volto di Dio un tempo non lo era. O quando si dice che Adonai, io non pronuncio il tetragramma per rispetto a chi non lo pronuncia, è colui che viene da Teman, colui che esce dal deserto, che fa figliare le cerve nel deserto e che spacca tutto, probabilmente all'inizio non era una metafora, era la rappresentazione di un Dio guerriero. 30 secondi. Ma è chiaro, perfetto, ma è chiaro che a livello degli ultimi editori, che per me sono quelli che ci hanno fatto la Bibbia, che leggiamo noi, che sono tra l'epoca persiana e l'epoca ellenistica, non hanno cancellato, essendo letteratura di tradizione, neanche i frammenti ancora politeistici che hanno nel loro testo, ma è evidente che li intendono in metafora. Allora io traduco così il verso 1 del Salmo 82: Elohim è presente nell'assemblea di El. Io credo di sapere che il primo Elohim è stato volutamente sostituito al tetragramma per farlo più monoteista. Cioè in epoca persiana, per non dare l'impressione che quando si parla di Adonai stiamo parlando del nostro Dio nazionale di provincia, ma ormai parliamo dell'unico. Comunque, Elohim plurale grammaticalmente, ma è pieno di plurali singolari nella Bibbia ebraica, lo sanno tutte le grammatiche. Un Elohim è presente nell'assemblea di El, cioè nell'assemblea degli dei, in mezzo agli Elohim giudica, cioè va a dimostrare che è il più autorevole degli dei. E alla fine dice degli altri: siete dei, tutti figli di Elion, il capo del Pantheon, ma voi morirete e io no. Allora, così lo leggo io martedì mattina in un corso di teologia dell'Antico Testamento. Credo di aver letto quello che è scritto. Poi uno può dire: questa è la propaganda di qualcuno che si è inventato che il suo El di provincia è l'unico dio monoteista. Io dirò: credo sia la remota voce di Dio che mi interpella anche così. Ma questo lo lascio in secondo piano. Se discutiamo di come si legge, ecco, io credo che si debba leggere così. Ho finito. Qui non è questione di essere intellettuali o non intellettuali, c'è un tasso, specialmente oserei dire nel mondo cattolico, non in quello protestante, c'è un tasso di estraneità di quel testo che non si sa tenere in mano, che di quel testo si può dire tutto quel che si vuole, altro che le metafore e le allegorie. E ciascuno lo prende come se fosse una parola, mentre invece la Bibbia è fatta per misurarsi con essa, per fare i conti con essa, non è un'agenda turistica. E certo non parla di calcio. Allora dunque, io direi che su questo discorso la metafora, l'allegoria è tipica del linguaggio umano, anche che più senso. Io dico ad esempio che sto parlando e gli argomenti scorrono lisci, adopero subito una metafora, nel linguaggio comune corrente. La metafora è parte costitutiva della comunicazione. Quindi io darei per scontato che nella Bibbia, che è un libro ricco di comunicazione, ricchissimo di comunicazione, ci siano delle parti della Bibbia soprattutto, ma direi complessivamente la Bibbia intera è fatta per comunicare qualcosa di fondamentale, servendosi di qualcos'altro che serve come passaggio per comunicare questo qualcosa di fondamentale. Che cosa vuol comunicare fondamentalmente la Bibbia? Vuol tentare di porre Dio a fronte dell'uomo e l'uomo a fronte di Dio, per quel tanto che si riesce a intuirne la presenza all'interno della storia, in questo caso specificamente per il Primo Testamento il popolo ebraico, ma non solo. Allora, dentro questo io so che mentre mi sta parlando di eventi, di fatti, magari di cronaca, di quel tempo, io so che l'intento fondamentale è un altro. Quindi quando io cerco un senso allegorico all'interno della Bibbia, lo cerco perché capisco che mi vuol dire quella cosa importante lì. Il senso della Bibbia non è informare sulla successione dei re di Israele, è per, attraverso quelle vicende, lanciarmi un messaggio più profondo. Si tratta però, a mio modo di vedere, di presupporre che bisogna sempre partire da un significato che è la lettera, poi eventualmente vedere se la lettera stimola qualcos'altro. Ad esempio, mi permetto qui di interloquire con chi mi ha preceduto sulla famosa prima pagina di Genesi, no? Beh, a me, francamente, vi dico dal momento che mi interessa moltissimo questo. Sono molto interessato come questa prima pagina l'aprirebbe un cinese, non un cinese acculturato che ha esagerato in Europa, delle metropoli, ma il cinese con la sua cultura millenaria. Apre quella pagina, un'altra cultura completamente diversa, apre e legge. Ma questo lo so per esperienza. Qual è lo shock anafilattico? Sono due culture completamente diverse. Se non decodifichi, non fai entrare in qualcosa che è diverso da te, tu inesorabilmente traduci quella lettura di quel testo di un'altra tradizione, la leggi secondo le regole della tua tradizione. Quindi il senso letterale diviene, fai dire al testo quello che per te, nella tua cultura, è evidente. Dovessi dire qui una delle cose che avevo preparato ma richiederebbe un sacco di tempo. Allora, il nostro Occidente si è abituato ad un modo di leggere letteralmente la realtà che è fortemente storicistico e razionalistico, e a quello crede. Ma questo non è condiviso da altre culture che ritengono che il discorso letterale più importante è su un altro livello. Ad esempio se io dico che tutta la cultura tradizionale hindù non ha storici, perché la storia è fenomeno, non è quella che dice, non è quella che dice la realtà vera, la cosa che conta veramente, non è la storia, ma nell'Occidente non si può dire questo. Noi abbiamo avuto 3 secoli di critica feroce, testuale, letterale, storica, di confronto, contraddizioni, test, documenti, lapidi. Questo richiederebbe veramente quella che oggi i grandi ricercatori del senso letterale della Bibbia hanno catalogato ormai nel giro di 150 anni 4 livelli di critica e autocritica del modo di appoggiarsi alla scrittura, per conoscere il modo con cui appoggiarsi alla scrittura senza imporre criteri di una razionalità che sono tipici di una cultura, ma non sono la parola. Allora, rapidamente dico su Genesi, così intervengo con una piccola puntualizzazione. Ritengo che però, quando fu scritto Genesi, si aveva un certo livello di conoscenze. Il mondo si giudicava con quello strumento scientifico, questo vale anche per Galileo, con lo strumento scientifico che erano gli occhi, il tatto, i sensi, cioè. Non c'era altro strumento scientifico, ed era uno strumento scientifico. Quindi accusare di non scientificità le epoche che non avevano ancora la possibilità col cannocchiale dello strumento intermedio nuovo vuol dire giudicarli con un criterio diverso rispetto a quello che avevano. Con gli occhi, il Genesi mi dice l'universo in un certo modo. E il modo qual è? È un insieme di oggetti che stanno su appesi ad un concavo metallico particolare, eccetera, eccetera. È un tipo di spiegazione, ma quel senso letterale non è fatto per tradurmi, dirmi che devo imparare la scienza in quel modo. Lo dà per scontato con le conoscenze del tempo. Ciò che mi vuol dire invece è che quelle cose sono, come dicevo giustamente prima, sono cose, non sono dei, perché ciascuna di quelle cose che vengono appese lì nel mondo circostante erano dei, sole, luna, stelle, astri, eccetera. E invece sono cose, sono come dei pendagli, a partire dalla scienza del tempo. Grazie. Siamo al terzo quesito, tralasciando il tema spinoso delle diverse interpretazioni. Vi chiedo ora se esistono traduzioni bibliche che non sono condivise da tutti e, se ci sono, quali sono le traduzioni più contestate o contestabili. Ma allora, per evitare ovviamente delle discussioni che sarebbero intanto non fattibili in tempi come questi e che si protraggono da tempo, per esempio prima si parlava del plurale degli Elohim, eccetera, quindi no, diciamo non fa parte della domanda perché lì il tema è molto interessante, ma non fa parte della domanda perché non è una traduzione contestata o contestabile, sarebbe veramente, lì è una chiave di lettura, anche grammaticale, eccetera, con tutta una serie di esempi ben precisi, eccetera. Ma ci sono delle traduzioni che sembrano palesemente non vere. Potrei fare tanti esempi, per esempio non so, dei verbi che al plurale vengono tradotti al singolare quando non ce ne sarebbe apparentemente bisogno, tipo Genesi 20:13, Genesi 35:7, Genesi dove appunto si dice che ad Abramo si sono presentati degli individui, il verbo in ebraico è al plurale, in italiano viene tradotto al singolare, mentre altri verbi al plurale vengono tradotti al plurale. E questo darebbe l'idea del fatto che quelle traduzioni tendono a far credere che lì si parli del Dio unico, universale, insomma del Dio del monoteismo. C'è per esempio una traduzione, e questa invece la cito perché, come dire, la documentazione non è soltanto mia, perché se lo dico io mi rendo conto che vale poco, ma cioè, lo dico veramente, non è una battuta, lo dico veramente perché sono consapevole. Per esempio, non so, in Genesi 17, quando insomma, Dio, diciamo così, l'Elohim si presenta ad Abramo e gli dice io sono Dio l'Onnipotente. Ora in ebraico c'è il Saddai. E Saddai viene tradotto con onnipotente. Ogni volta che c'è nella Bibbia, viene tradotto, poche volte, ma viene tradotto con onnipotente. Ora, nella Bibbia di Gerusalemme, in nota, c'è scritto che la traduzione con onnipotente è inesatta, perché in realtà potrebbe significare, o traduciamo pure El con Dio, va bene, così non introduciamo discussioni inutili, o Dio della montagna, o, meglio ancora, Dio della steppa. Ora, visto che nella nota della Bibbia di Gerusalemme c'è scritto che non significa l'onnipotente, io mi chiedo perché in questo momento nel mondo si stanno stampando Bibbie dove ci sarà sicuramente scritto l'onnipotente. Perché nessuno ha nulla da dire su questo quando si sa che non vuol dire onnipotente? Io mi rendo conto, cioè il perché lo so, perché è chiaro che se nella Bibbia si scrive El della steppa, e prima il dottor Garrone diceva giustamente, no? Questo El, questa visione di questo El dei deserti, eccetera. Se si scrive El della steppa, i fedeli, come dire, quantomeno una domanda se la pongono. Come dice questo che è Dio, si presenta come Dio della steppa, il che vuol dire che non è il Dio delle montagne, non è il Dio delle acque, non è il Dio, ma è il Dio della steppa. Ora, dico però, quella è una traduzione all'interno della, per la quale la stessa esegesi domenicana dell'École Biblique di Gerusalemme dice che è sbagliata. Ma si sa e si continua a scrivere così. Poi ci sono i verbi che significano, per esempio, l'angelo che se ne va camminando e viene tradotto scomparve, sparì. C'è insomma altri verbi, altre, insomma, che so, l'angelo cosiddetto, insomma, Gabriele che si presenta a Daniele e che nella Bibbia c'è scritto arrivò volando leggermente. Ci sono i dizionari di etimologia ebraica che dicono per la radice ebraica arrivò essente affaticato di fatica. Ripeto, però questi qui magari si potrebbero per le radici, ecco, ma l'onnipotente è scritto che si sa che non vuol dire quello, invece si continua così. Ecco, queste sono le cose sulle quali secondo me sarebbe interessante e utile intervenire per dare un pochettino più di chiarezza. La validità di qualsiasi traduzione è molto relativa. Ogni traduttore sa bene di non poter essere totalmente fedele rispetto al testo originale. Ci sono numerosi elementi nel passaggio da una lingua all'altra, per quanto il traduttore possa essere capace, sono irrimediabilmente perduti, come il numero delle parole presenti in originale, oppure la resa di termini ambigui, che in ebraico sono uguali, mentre le traduzioni risultano differenti, giustamente. I maestri di Israele riconoscono all'ebraico una serie di caratteristiche uniche, che giustificano la sua scelta come lingua della rivelazione. Per questo, per esempio, considerano la traduzione dei 70 come una disgrazia per l'umanità, visto che in quella traduzione, redatta da ebrei, oltre ai problemi di qualsiasi traduzione, era stata effettuata anche un'operazione di mediazione culturale, perché certi aspetti presenti all'interno del testo non sarebbero stati comprensibili per un pubblico di lingua greca. La tradizione cristiana, per esempio, deriva alcuni aspetti fondamentali dalla traduzione dei 70, ad esempio Isaia 7,14, dove si parla della Almada, la giovane, che nei 70 diviene parte, su una vergine, che partirà un figlio. Traducendo vergine in Isaia, come in molte traduzioni avviene, pertanto si vuole evocare la nascita di Gesù. Ma per la Bibbia c'è un aspetto ulteriore da tenere presente. Il testo originariamente non era vocalizzato. Sia la vocalizzazione che la divisione in versi, capitoli, cioè tutto quello che vedete nelle edizioni a stampa moderne, derivano dalla tradizione. Il testo non vocalizzato a sua volta genera senso. La tradizione serve a fissare dei termini ambigui che per via della mancanza della vocalizzazione possono essere letti in modi differenti, ma al contempo genera nuovi significati attraverso l'interpretazione dei maestri. La stessa considerazione riguarda la punteggiatura, che originariamente non era presente. Spostare una virgola all'interno del testo può cambiarne radicalmente il significato. Pensiamo ad esempio a Isaia 43, il testo ebraico recita Kol Koreh Bamidbar, no? Dove sta la virgola? Possiamo intendere questa frase come una voce chiama nel deserto, virgola, preparate le vie del Signore, oppure una voce chiama, virgola, nel deserto, preparate le vie del Signore. E qui dove mettiamo la virgola è importante per capire di che cosa stiamo parlando. E in ambito ebraico, i masoreti, in modo particolare quelli della scuola di Periade, hanno fissato il testo nel modo in cui ci si presenta oggi. È molto significativo che quello che si chiama in italiano scritture, in ebraico si chiama mikra, si chiama lettura. Le traduzioni della Bibbia, in particolare quelle aramaiche, sono considerate già una prima interpretazione del testo. Alcune di esse, ad esempio il Targum Onkelos, è molto corretto, cioè cerca di rispettare il numero delle parole, per esempio, però fa delle operazioni di tipo intellettuale, ad esempio decide di eliminare gli antropomorfismi dal testo biblico, il che va bene, basta essere consapevoli di quello che abbiamo davanti. Altri si spingono oltre, ad esempio se pensiamo al Targum Yonatan, altra traduzione aramaica della Bibbia, troveremo già degli elementi all'interno del testo che sono in realtà estranei. In italiano l'unica traduzione completa disponibile in commercio, fatta da ebrei e dall'ebraico, è quella curata dall'Assemblea dei Rabbini d'Italia, perché vince edizione della Giuntina, tradotta dall'ebraico con testo a fronte, promossa dal rabbino di Torino, Dario Di Segni, che è scomparso una cinquantina d'anni fa, che ha impegnato il rabbinato italiano per quasi un decennio, proponendosi come obiettivo quello di rendere fedelmente il senso letterale del testo. Questa traduzione è ampiamente utilizzata al giorno d'oggi. Un esperimento interessante negli ultimi anni è stato fatto qui a Milano da Mosè Levi, che ha tradotto il Pentateuco, integrando nella traduzione il commento di Rashi, ma chiaramente, vista la natura dell'integrazione, lo scopo principale dell'opera non era quello di riportare il senso letterale, ma un altro. L'importante è sapere cosa abbiamo davanti ai nostri occhi. Riguardando la traduzione della Bibbia, soprattutto le traduzioni che possono essere contestate, sono d'accordo con Mario che tante volte esistono incomprensibilità nei testi e soprattutto anche esistono degli errori fatti, ma non tante volte volutamente e tante volte un'interpretazione diciamo letterale di un traduttore che ha fatto la Bibbia, e su questo aspetto possiamo vedere tantissimi, diciamo, errori grammaticali e dal plurale al singolare, dal singolare al plurale, come diceva Mario nella Bibbia, e questi si possono assolutamente mettere a discutere e si possono analizzare in base, diciamo, a degli esperti teologici, anche diciamo anche uomini di scienza, ma anche traduttori come Mario e come tanti altre persone che possono fare delle traduzioni. Visto che Mario ha fatto Mauro. Scusate Mauro, e ti ho battezzato, ti devo dare un agnello a Pasqua. Scusatemi. E dunque la traduzione della Bibbia tante volte nasce e dà interpretazioni sbagliate. Per esempio, vi do stamattina, oggi dopo la messa sono venuti degli amici che non li vedo, magari sono qua, sono venuti in chiesa, eccoli in fondo lì, e gli spiegavo, per esempio, vi do un esempio. Ioan ha visto la Madonna, diciamo così. Arriva dopo di me uno e dice: ma cosa voleva dire questo? Ma non è Ioan, è Giona. Vedere la Madonna. Cosa vuol dire vedere la Madonna? Vuole vedere, ha visto la Madonna, vede la Madonna. E lui dice: Giona vuole vedere la Madonna. Arriva un altro e dice: ma che cavolo sta scrivendo questo qua? Che non ha nessun senso. Se tu guardi il testo sopra e sotto non ha nessun senso. Allora va a vedere i testi originali e dice: no, e non è Giona, questo è Giovanni in latino, Giovanni, Ioannis in greco. Giovanni ha visto la Madonna, ma no, arriva un altro, dice: Giovanni vedrà la Madonna. E dunque vedete, la traduzione va molto lontano dall'originale. Per esempio, Aristotele, 300 anni prima di Cristo, no? La più recente traduzione, l'anno 1100 dopo Cristo, un intervallo di tempo di 1400 anni. Dunque vedete, anche soprattutto i testi di Aristotele tante volte sono stati contraffatti o tradotti male. Per esempio Tacitus, anno 100 dopo Cristo, e un'altra traduzione anno 1100 d.C., una differenza di 1000 anni dell'originale alla traduzione. Dunque in questi 1000 anni si possono perdere i sensi delle parole, ma io credo che qui siamo tutti d'accordo, come diceva Mauro Mario, che tante volte si devono rivedere i testi biblici, e abbiamo qua un nostro amico che sta rivedendo, diciamo, stanno rifacendo la traduzione della Bibbia protestante. Per esempio, nella mia lingua rumena la Bibbia è molto incapace da essere letta. perché usano ancora termini molto arcaici e la Bibbia in rumeno tante volte è abbastanza difficile anche per me, che sono teologo e sacerdote, capire i testi, soprattutto anche le parole che non si usano più. Dunque si fa rivedere un testo che tante volte si perde il senso della parola come onnipotente, che non c'entra nulla con il testo originale. Allora, prima parte potrei intitolarla "Stiamo tranquilli", ecco. Nel senso che le traduzioni della Bibbia in italiano, perché la domanda mia parlava le Bibbie che abbiamo nelle nostre case, insomma, a meno che abbiamo qualche Bibbia strampalata, insomma, normalmente se prendete la prima o la seconda edizione della CEI, una delle Bibbie riveduta, nuova Diodati, eccetera, eccetera, la nuovissima edizione delle traduzione delle Paoline, che intanto è diventata vecchissima perché era degli anni 70, ma adesso ne stanno rifacendo un'altra col testo a fronte e delle note filologiche, io la do per i volumi che ho visto, eccellente. Dico, stiamo tranquilli che sostanzialmente tutte traducono il testo senza introdurvi chissà che cosa d'altro, con però dei problemi che dopo vi farò vedere. Certo, ogni tanto a mio avviso c'è un po' troppo di precomprensione cristiana nella scelta dei termini di certi passi dell'Antico Testamento. Farò degli esempi, non è che ci mettono Gesù, però si capisce che l'autore è un pio cristiano e quindi, potendo scegliere tra due termini, nella CEI c'è anche qualche nota, diciamo così, però sostanzialmente potete fidarvi. Tanto più che quei casi in cui appunto siamo ormai tutti abbastanza avvertiti perché ci venga il dubbio. Io però voglio parlare di altre cose. Uno, noi non abbiamo a oggi una edizione critica dell'Antico Testamento. C'è per il Nuovo Testamento, alla 28ª edizione, non c'è ancora per l'Antico. Cioè traduciamo tutti da un manoscritto della famiglia Ben Asher, chiamato B19 perché sta alla biblioteca di Leningrado, semplicemente perché è il più antico manoscritto completo del Tanakh che noi abbiamo. Nel frattempo, allora, su alcuni passi... ha già detto il Rav che lo hanno vocalizzato i rabbini. Anche qui stiamo tranquilli, perché la vocalizzazione, che è veicola anche un'interpretazione, è una standardizzazione, ma più di tanto non può cambiare. Cioè non è che con le vocali ti viene un'altra Bibbia, non è che con le vocali hanno tolto Gesù dalla Bibbia e se mettessimo noi le vocali lo introduciamo. A quel punto no. E anzi, nel XVI secolo si discuteva proprio tra grammatici cristiani. Dice le vocali no, perché sono uno strumento dei rabbini per dire la loro, e qualche pio protestante dice no, Dio ha ispirato anche le vocali. I bookstore, vabbè. Abbiamo i testi di Qumran, abbiamo manoscritti più antichi della traduzione greca, le scoperte di Qumran non apportano nessuna rivoluzione sconvolgente. Nel caso di Isaia è vero che ci sono 250 differenze, ma risibili, pochissimi sono i casi. Quindi per Isaia possiamo dire che un secolo o due prima di Cristo il testo consonantico era sostanzialmente quello che ci hanno dato i rabbini. Per Geremia e Samuele, per esempio, si è scoperto che a Qumran c'era in ebraico un testo che assomiglia di più a quello che avevamo col greco della 70, il che vuol dire che prima di Gesù, 2 secoli prima, probabilmente c'erano 2 testi ebraici di Geremia, uno più lungo e uno più corto. Sulle traduzioni, io credo che il più grave difetto oggi delle nostre traduzioni sia, uno, di non avere delle note filologiche. Per esempio, ci sono dei casi in cui noi non capiamo bene cosa vuol dire l'ebraico e ci arrabattiamo per tradurlo, magari traducendo con la 70. Vuoi mettere una nota e dirlo? Lo facevano le Bibbie del XVI secolo, non lo facciamo più oggi. Ci sono delle espressioni, ci sono espressioni che si possono legittimamente tradurre in 2 modi e chi ha a casa 2 Bibbie o 3 le può trovare tutte e 2. Vuoi mettere l'altra in nota per evitare al lettore l'impressione? Dice, io ho tradotto così. Altri, cioè si può anche tradurre così. Io stesso potrei anche tradurre così. E vi faccio... 30 secondi. Allora vi faccio 2 esempi in cui sono coinvolte anche le nostre Bibbie. Allora, nel Salmo 51 al verso 7, in tutte le Bibbie, ne ho portato 3 pagine di esempi, leggete: nel peccato mi ha concepito mia madre, no, nel peccato mi ha partorito mia madre, nella colpa mi ha concepito. Voi vi immaginate che ci sia la solita sequenza ebraica, normalissima, Vatel et Vatar, cioè Tizia, Vatar Vateled rimase incinta e partorì, invertita perché l'orante sta parlando dal punto di vista della sua uscita e quindi dice mia madre mi ha partorito, anzi mi aveva concepito nel peccato. Invece in ebraico c'è scritto espressioni rare, rara la prima, rarissima la seconda: nel peccato mi ha sgravato mia madre, nella colpa mi ha scaldato. E questo verbo scaldare è usato solo altre 5 volte per lo stratagemma di Giuseppe, che sapeva, quando le pecore erano in calore, come fargli fare gli agnelli bianchi e neri. Non juventini, erano del Toro gli agnelli di Giacobbe, sia ben chiaro. Allora, non vi dico la mia interpretazione, vuoi mettere però una nota che dica al lettore, cioè intanto vuoi tradurre mia madre mi ha partorito nella colpa e mi ha scaldato nel peccato, poi vuoi mettere una nota che è un'espressione insolita? Potrei fare altri. Quindi sfondiamo una porta aperta quando diciamo che dobbiamo correggere molti errori delle nostre imprecisioni, delle nostre traduzioni, alcune diciamo di natura teologica, altre volte semplicemente di sciatteria letteraria. Intanto bisogna dire che noi siamo in una condizione storica decisamente favorevole, perché per 2 ragioni a me pare, a proposito dei testi. Intanto abbiamo una possibilità di accostamento a codici originali, a letteratura elaborata su ogni rinvenimento anche di piccoli frammenti, che era inaudita nel passato. Quindi questa base documentaria, storica di fondo, e questa tutto sommato, bisogna dire quel che sommativamente dicevi prima, che il testo della Bibbia è quello. Ci possono essere delle piccole discussioni, anzi eruditissime discussioni alcune volte, che però non toccano l'assetto complessivo della... Così ad esempio quando si veniva citato prima Qumran, no? Quando si rapportano i reperti di Qumran con i testi che sono giunti attraverso i manoscritti più accreditati, si trovano delle varianti che non inficiano oltre assolutamente il massimo 1,5%, ma neanche, forse lo 0,4-5%, neanche oggetto di discussione. Quindi siamo in una situazione di capacità elaborativa di confronto sul testo, ma c'è subito un'altra ragione anche, che abbiamo una mentalità oggi comunicante dal punto di vista scientifico, per cui nessun traduttore serio oggi, che sia ebreo, che sia cattolico, che sia protestante, si permette il lusso di fare sue interpretazioni senza consultarsi prima con la comunità, diciamo, scientifica degli esperti. Quindi giustamente io condivido pienamente il fatto: pigliate qualunque traduzione, è ok, salvo forse quelle che sono condotte ideologicamente, cioè che mutano il testo intenzionalmente, e ce ne sono alcune, ma queste sono settarie, ad esempio quando portano delle spiegazioni tra parentesi dentro il testo della Bibbia, oppure quando volutamente traducono un testo modificando. Non scendo su particolari perché è molto odioso, senza la presenza di chi è interessato, dire chi, però attenzione che lì ci sta un'ideologia, ma è un'altra cosa. È un'altra cosa, è l'intenzionalità che dice che conta più l'idea che ho io che non il testo, e se il testo mi dice qualcosa di diverso, il testo lo cambio, e questa è una violenza, non è assolutamente accreditata alla stragrandissima maggioranza degli studiosi oggi del mondo. Volevo però riprendere, approfittando di cose che mi debbo trattare in base a ciò che sto seguendo io dal punto di vista anche del cristianesimo all'interno di altre culture, devo dirvi un piccolo particolare che può essere forse da questo punto di vista significativo nel contesto che stiamo trattando. Pensate, dunque i cinesi hanno tradotto la Bibbia, ma non stupiamoci, hanno tradotto già Heidegger, ve lo raccomando, in cinese, ma è una difficoltà grandissima perché il cinese è ideogrammatico, scrive l'idea, non il suono, ad esempio, di una parola. E pensate voi, per stare giusto all'inizio della Bibbia, in principio Dio creò. Queste tre parole non avevano equivalente in ideogrammi in cinese. Che fare? Ecco, questo è un esempio di come la traduzione può essere onesta in due direzioni, purché sia esplicita e chiara. E oggi mi pare che il modo con cui si traducono i testi ha questa correttezza di fondo, questa onestà di fondo rispetto alla Bibbia, per cui vale la pena di credere ai testi che abbiamo in mano. Allora, ad esempio, Dio. L'ideogramma che pareva più vicino era quello di Tien, quello della piazza Tiananmen, che vuol dire porto della pace celeste. Tien, ma Tien nella visione cinese, quell'ideogramma lì, se tu sbagli l'ideogramma, sbagli l'idea che hai, devi fare l'ideogramma giusto. Quel Tien lì non è il Dio della Bibbia, era il Dio che si poteva confondere con il cielo. Era quel che diremmo noi oggi con il linguaggio comune, specialmente delle tradizioni del Nord Italia, era un supremo. Ma un supremo che era identificato anche con una parte della realtà, cioè il cielo. Allora che fare? Due possibili traduzioni, oneste, tutte e due, oneste, a carte pulite. La prima era, siccome io ti voglio dire, traduttore, che l'idea che tu hai di Dio come cielo supremo non è l'idea che c'è nella Bibbia, allora io ti piglio il suono di com'è il mio nome, in latino, loro si diceva, siamo nel 600, Deus, siccome è monosillabica dal cinese, T-I-S o S, e ti metto questi suoni qua, ti metto degli ideogrammi con questi suoni. Tu cosa capirai? Capirai questo, che il Dio tuo, quel che ti dico io, il Dio mio non è il tuo Dio. Perché è talmente strano che tu non ce l'hai nei tuoi, lo prenderai, io ti consegno questo messaggio. Non è il Dio che tu hai quando scrivi cielo. Dio. Ma la seconda traduzione era, adoperiamo degli altri ideogrammi cinesi per spiegare dentro quella parola che il Dio che io ti voglio annunciare è il Signore del cielo. Allora, adoperando gli ideogrammi cinesi, hanno messo del cielo Signore. Questo è ancora il modo con cui oggi i cattolici si chiamano in Cina e sono i credenti del Signore del cielo, per dire così. Ma è onestà, buona. Stiamo per concludere questa prima parte di domande, poi affronteremo il Nuovo Testamento e la venuta di Cristo, che per i Vangeli si è immolato sulla croce per salvare l'umanità dal peccato originale. Quindi vi chiedo, come sappiamo che è davvero esistito un peccato originale e che le sue conseguenze hanno coinvolto l'umanità intera? Ma dunque il mio pensiero personale, leggendo la Bibbia, ma leggendo anche quella delle traduzioni tradizionali, la Bibbia non parli di un peccato originale, nel senso che non trovo nell'Antico Testamento una colpa che sia stata punita e punita in modo tale da determinare una macchia all'interno dell'umanità. E giustamente dicevano prima gli ultimi due relatori, Don Garrone e Don Segatti, no, che ci sono delle traduzioni e ci sono delle Bibbie che sono oneste perché mettono delle note. Per esempio torno alla Bibbia di Gerusalemme che, parlando proprio della cacciata di Adamo ed Eva dal cosiddetto paradiso terrestre, dice testualmente: non si tratta di una punizione per una colpa già commessa, ma si tratta di una decisione preventiva. Sto proprio citando a memoria, poi se volete lo leggiamo. E dice, quindi non va cercato qui ciò che vi è stato letto successivamente. E dice in particolare la lettura di Paolo, lettera ai Romani, lettera ai Corinzi, e non va cercato qui ciò che poi è stato elaborato dalla teologia successiva. Cioè, il concetto del peccato originale non va cercato lì, nel senso che è un prodotto di una elaborazione successiva, così almeno è scritto in quella nota, io peraltro, come dire, concordo assolutamente. Pertanto io, il problema che si pone è, ovviamente dal mio punto di vista, chiaramente, se nella Bibbia, come a me appare, non si parla del Dio Padre onnisciente, onnipotente, eccetera, 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 e se nella Bibbia non c'è un peccato originale, la domanda, appunto, diceva prima la conduttrice, la moderatrice, no, poi si parlerà di Nuovo Testamento, la domanda è, se manca il mandante manca il movente, chi è che ha mandato Gesù Cristo e per che cosa è stato mandato? Quindi questa è la domanda che mi faccio io, da ciò che mi pare di ricavare ovviamente dall'Antico Testamento. Poi però magari, anzi di questo direi parliamo dopo, però io questo è ciò che leggo, che il peccato originale non c'è. Tenendo presente che leggendo sempre la Bibbia mi pare di capire che, allegoria o verità che sia, Adamo ed Eva non risulterebbero essere i progenitori dell'intera umanità, ma i capostipiti di un gruppo, di una famiglia, di un clan specifico, dico qualora ci fosse, ma ripeto secondo me non c'è, semmai il peccato l'avrebbe commesso quel clan, non l'umanità intera, ma insomma questa sarebbe un'altra discussione in più e non la voglio introdurre, ci mancherebbe. Diciamo che secondo me il peccato originale non c'è, con tutto ciò che questo comporta in termini di conseguenze neotestamentarie. Io con questa domanda in realtà inizio gradualmente ad eclissarmi per ovvi motivi, insomma, perché diciamo entrando in ambito di Nuovo Testamento chiaramente ho un po' di difficoltà a parlarne perché non voglio offendere la sensibilità di nessuno. Assolutamente no. No, ma comunque non ho neanche le competenze in maniera molto sincera, per cui volendo dare un parere tecnico ritengo di dover sapere esattamente di cosa sto parlando, cosa che in questo caso non sarebbe vera. Però questo testo, cioè insomma, quello di cui parliamo è un testo che appartiene pienamente alla tradizione dell'Antico Testamento, per cui ne posso parlare e ne parlo volentieri. Per quanto riguarda il peso del peccato originale all'interno dell'umanità, nella tradizione ebraica il peso di questo è molto inferiore rispetto a quello che troviamo nella tradizione cattolica. Ciò che possiamo ricavare è quello che leggiamo all'atto pratico all'interno del testo, cioè vale a dire le conseguenze che questo peccato ha portato, cioè per cui da una parte la mortalità dell'uomo, cioè questo elemento all'interno del testo, la cacciata dall'Eden, e tutte queste cose comportano un cambiamento di condizione per quanto riguarda l'uomo, cioè uscire dall'Eden vuol dire in qualche modo uscire da una certa condizione ed entrare nella nostra condizione storica, nella condizione propria della civiltà ed un cambiamento all'interno delle caratteristiche fondamentali dell'uomo, cioè l'uomo adesso è consapevole appunto alla conoscenza del bene e del male, almeno attenendoci al testo biblico. C'è pure una controdomanda molto provocatoria che fanno i commentatori: ma se l'uomo non conosceva il bene e il male, come fa ad essere punito per il peccato? E come è possibile dire che l'uomo ha peccato? Però secondo me, cioè dando questo tipo di lettura, insomma, che la nostra lettura, insomma la lettura ebraica di questo brano, ci discostiamo da quello che penso essere il tema, insomma appunto quello del peccato originale. Nell'ebraismo questo non c'è se non in maniera estremamente velata, cioè c'è scritto che dopo il peccato del vitello d'oro in qualche modo il popolo ebraico riacquisisce quella condizione posteriore rispetto al peccato originale, ma si tratta insomma di qualcosa di molto più periferico all'interno della nostra tradizione rispetto a quanto non possa essere invece nel mondo cristiano. Grazie. Quello che diceva Biglino, per non sbagliare di nuovo Mario, lì non sbaglio, riguardante il peccato originale e soprattutto negando l'esistenza del peccato originale, ovviamente non c'è il mandante e non c'è la fine di quello che praticamente per quale motivo Gesù è venuto e morto sulla croce. E giustamente ci mettiamo la domanda, e lì mi faccio appello indietro qualche mese fa quando ci siamo visti sempre a Milano, se Gesù dovrà morire, se un giorno scopriamo che su altri pianeti esiste vita, e Gesù deve andare anche lì, morire sulla croce e salvare gli altri. Infatti in quell'occasione dissi a Mauro, e lo dico anche qui, che la morte di Gesù sulla croce soprattutto, e se noi godiamo i testi dell'Antico Testamento, le profezie, e qui entriamo in un certo di contrasto con l'ebraismo, perché per noi, soprattutto per i cristiani, Gesù è il Messia. Per gli ebrei non è il Messia, anzi non è mai stato, è il falegname morto, ucciso dai Romani sulla croce per la colpa che avrebbe detto che il figlio di Dio. E la cosa importante e interessante è che Gesù non l'ha mai detto che il figlio di Dio. Lui non l'ha mai detto. Infatti, quando lo interrogano, tu sei il figlio di Dio? Lui dice, tu lo dici, non lo dico io. E vedrai il figlio dell'uomo venendo sulle nubi a giudicare i vivi e i morti. Il peccato originale, alla fine, cos'è? Perché ci mettiamo sempre questo punto, no? Il peccato originale è la disobbedienza. Per esempio, vi faccio un esempio, mi piace sempre fare gli esempi. C'è un signore che ha una grande, un grande patrimonio e ha due figli e dice a tutti e due i figli, guardate, questi miei averi li dovete spartire in due, una a te e una a te. Uno che è un po' intelligente dice, vabbè, mi faccio forte, quando muore il papà allontano l'altro fratello e mi piglio tutto, e così succede. E dunque ha commesso una disobbedienza a un desiderio del papà. E questo, i beni, tutto quello che lui ha fatto e tutto quello che ha guadagnato, va avanti per settime generazioni, fino a quando a un certo punto i figli di quello, diciamo, i pronipoti del fratello lasciato in disgrazia, dice, ma ascoltate, andiamo indietro a guardare un attimo i documenti, no? E anche il testamento. E vediamo e cerchiamo di riscattare questo blasfemo atto che è stato fatto dal fratello del nostro Ava, del nostro padre. E dunque, ecco, il peccato, la disobbedienza, esiste, dunque tutta una generazione rimane nella disgrazia di non avere praticamente degli averi, di quello che ha lasciato il papà. Dunque esiste un peccato. Perché è morto Gesù? Gesù è morto sulla croce. Se noi guardiamo il capitolo 53 di Isaia, quanti di voi l'avete letto? Isaia 53. Il testo che abbiamo noi è molto conforme a quello scoperto a Mar Morto, a Qumran. Dunque è lì, diciamo, che i nostri fratelli ebrei diciamo, non sono molto d'accordo sui testi di Isaia. Non che non sono molto d'accordo, ma non vedono la messianità di Gesù in questo testo. Nel testo di Isaia 53, disprezzato e rietto dagli uomini, uomo del dolore, che ben conosce i patire. Il mio leggere italiano patire, è abbastanza faticoso. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non aveva alcun stima, eppure egli si è caricato dalla nostra sofferenza e si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per la nostra iniquità. Il castigo che ci dà salvezza e ci si è abbattuto su di lui. E dunque tutto questo, vedete, alla fine Gesù è venuto per riscattare che cosa? La nostra disobbedienza. Ecco perché io mi ritrovo nel Gesù morto sulla croce, mi ritrovo e scopro un atto veramente di amore, ma di amore profondo per tante generazioni di persone che verranno. E la sua morte sulla croce e la resurrezione che noi cristiani crediamo è universale e dunque vale per tutti e per tutto. E credo che il punto comune si può scoprire più avanti anche con i fratelli ebrei, perché alla fine non siamo, come diceva Mauro una volta, che siamo dei ladri che abbiamo rubato i testi agli ebrei e dice, ma questi qua cosa vogliono da noi? No, non abbiamo rubato niente, perché il giudeo cristiano conserva la fede di questi padri, e il padre soprattutto dell'unico Dio, che è il nostro Dio, diciamo, monoteista degli ebrei, dei cristiani e degli islamici. Allora, tra Genesi 3 e Romani 5,12, dove l'Apostolo Paolo dice che per mezzo di un uomo la morte è entrata nel mondo, evidentemente non c'è coincidenza, e anzi uno leggendo Paolo si può chiedere dove trova quell'idea, cioè di un atto di decadenza, di un fallimento iniziale dell'umanità che poi l'avrebbe sempre caratterizzata, dove lo trova in Genesi 3, dove, se ve lo leggete a casa, una delle cose che mi ha sempre più colpito è l'atteggiamento di Dio, che alla fine non sembra drammaticissimo. Cioè, dice, va bene, sono diventati come uno di noi, se stanno ancora nel giardino possono prendere l'albero che li rende oltretutto mortale, mandiamoli via, ma si preoccupa persino del fatto che loro si vergognano di essere nudi e li copre. Cioè non sembra appunto una reazione apocalittica. E in effetti noi oggi leggiamo questi testi come un racconto eziologico, cioè un racconto per rispondere alla domanda: ma perché il mondo, che potrebbe essere il bel giardino che Dio ha creato, in cui, se leggete quella pagina, c'è un bel articolo scritto anni fa da un collega inglese, Intimacy and Alienation, cioè in Genesi 2 c'è intimità, cioè Dio che passeggia. Al Ponentino Dio passeggia la sera nel giardino e Adamo ed Eva non si vergognano, e non c'è inimicizia con gli animali, e non c'è ancora il maschilismo, per cui quando Dio porta il prototipo ad Adamo dice: ah, questa volta sì che ci siamo, eccetera eccetera. E invece tutte quelle relazioni in Genesi 3 vengono alterate, si nascondono da Dio, si vergognano di essere nudi, Adamo diventa un Baal, un marito autoritario, nonostante c'è il parto con dolore, non è più questa specie di uomo del Rinascimento che fa lavori manuali, ma anche comanda il giardino e anche fa lo scienziato perché dà i nomi agli animali, ma è uno che si deve spaccare la schiena, eccetera. Ecco. Letto sullo sfondo dei miti, dei testi babilonesi, è un tentativo di dire: ma nell'andamento del mondo, cioè la disarmonia e la fatica del vivere, esse fossero colpa nostra? Cioè esse dipendessero dal fatto che noi non ci accontentiamo di essere quello che siamo, non sappiamo attenerci ai nostri limiti. Potremmo pensare alla categoria moderna del limite fondante in psicologia. Ci sono dei limiti che ti aiutano, eccetera, eccetera. Cioè la fatica e l'ambivalenza e l'ambiguità del vivere dell'umano non sono un destino che gli dei hanno deciso, ma c'entriamo anche noi, è anche roba nostra. Vabbè. Il problema è che noi non possiamo né validare né falsificare il cristianesimo, appunto, facendo delle equazioni, perché tra Paolo, l'apostolo, e Genesi 3 c'è tutta una riflessione ebraica che non è diventata canonica, ma questo non vuol dire niente per me, per il breve discorso che voglio fare. Cioè già nella Bibbia ebraica, ma poi successivamente in ambito ebraico, ci si accorge che la visione deuteronomistica, diciamo, tu sei libero, ti ho messo davanti il bene e il male, scegli il bene onde tu, viva, eccetera eccetera, non basta. Perché il male seduce? Perché pur sapendo che una cosa è male si viene voglia di farla? Cioè perché il male nel mondo sembra di essere qualcosa di più complicato che la semplice somma dei nostri fallimenti, delle nostre nevrosi, delle nostre inettitudini, eccetera, eccetera? E allora, perfetto, per esempio nel libro dei Vigilanti, che è uno scritto le cui tradizioni sono coeve a parti della Bibbia, ci si inventa una rivolta di angeli, c'è anche poi nel Midrash, che vengono per punizione cacciati sulla terra, cioè hanno fatto disordine in cielo e vengono cacciati giù, e loro per vendicarsi insegnano a fare il male agli uomini. Allora queste qui sono storielle, potremmo stoltamente pensare, che ci fanno sorridere, ma hanno la stessa valenza della filosofia di Platone, cioè sono un modo di, di chiedersi: ma il male nel mondo è semplicemente la somma dei miei errori o c'è un problema del male? E qui mi fermo per i 30 secondi. Ma loro sono andati avanti. E allora Gesù è una delle voci che presuppone, in varie interpretazioni della morte di Gesù, presuppongono questo drammatico dibattito intra-ebraico e non solo sulla realtà del male. Allora, letto così voi capite che è molto più semplice, che il catechismo ti dice Genesi 3,15 più Romani 5,12 a posto, oppure siccome non funziona quella coppia lì abbiamo risolto il problema. No. Io direi questo. Tendenzialmente, facendo un bilancio, adesso mi metto nella tradizione cattolica, facendo un bilancio di come si è sommativamente elaborato il concetto di peccato originale, cosa si è detto, le conseguenze, perché penso poi ad alcune cose molto tristi, no? Si è detto che chi era in sola condizione di peccato originale sarebbe stato destinato all'inferno, quindi a rigore qui si è giocato sul destino di diciamo di milioni di uomini, miliardi di uomini, con una leggerezza. Ecco, io direi che in questo caso io lo ammetterei ciò. La teologia, alcuni filoni della teologia cattolica hanno esercitato, diciamo pure attraverso la questione del peccato originale, e qui mi collego proprio al punto di partenza di noi oggi, un maneggio su Dio fuori misura. Hanno cercato di decidere il destino dell'umanità con una leggerezza mentale che è preoccupante, è preoccupante. Questo da fare attenzione, perché si fa in fretta a trarre delle conclusioni logiche che poi finiscono per essere delle catene su Dio. Incatenano Dio, bisogna fare attenzione, perché si sconfina sul terreno che si è detto prima, ripetuto tante volte, che non abbiamo una certezza dominativa su Dio. Quindi bisogna fare molta attenzione. Ma qui però si sono evocate, dicevo, una galassia di cose, no? Intanto direi che è vero, dietro queste pagine si è inserito dentro la questione di queste pagine di Genesi, si è inserito l'interrogativo, uno dei più cocenti interrogativi che mai esistano, no? Ma il male da dove viene? Pensate che una figura così straordinaria dal punto di vista intellettuale e anche come acutezza, no? Spirituale, qual è Sant'Agostino? Su questo è rimasto attanagliato per buona parte della sua vita. Lui era da giovane prominente professore di eccetera eccetera, era manicheo, diceva quindi che il male ha una consistenza paritetica di divinità con Dio, Dio del bene, Dio del male. Questa era una spiegazione che lui ha cercato di superare attraverso, ecco, io dico, lo semplifico molto perché il suo pensiero è complesso, anche se in alcuni punti molto, molto dangerous, cioè molto, molto rischioso. Allora, ha tirato, al posto di fare due divinità, creando una rottura del concetto di unico Dio. Non è possibile che siano due divinità. Il male si può concepire prevalentemente solo come esclusione di bene, non puoi definire il male in senso oggettivo, è solo l'esclusione di bene. Ha attaccato all'uomo la responsabilità del male in un modo potentissimo e l'ha attaccato con tutta una serie di conseguenze che si prendevano l'abbrivio proprio dal testo di Genesi, e quindi il peso del peccato originale che si è gravato sull'umanità con una responsabilità che dovrebbe essere. E poi qui si sono innescate, ripeto, alcune teologie che sono veramente state anche molto a rischio. Provo a dirne una. Guardate il nostro grandissimo Dante. Dante come pone la questione della morte di Cristo in croce? E lì poi vorrei dire qualcosa su Gesù Cristo a questo proposito, letto in chiave di rapporto al peccato originale. L'anticipo, perché tanto vedo che ce l'ha che è imminente il silenzio. Dunque allora, Gesù Cristo è venuto innanzitutto per annunciare la buona novella, non per pigliarselo col peccato originale. Poi però è anche stato redentore, cioè ha assunto su di sé una parte fondamentale del male del mondo. E qui ci sarebbe da evocare un rapporto che oggi non siamo qui in grado di adempiere perché non abbiamo una presenza là, che su questo argomento ci sarebbe assolutamente urgente oggi, e cioè la quarta sura al versetto 156 del Corano, nega che veramente, se la piglia con i giudei tra l'altro, dice voi giudei avete questa colpa, avete detto che avete crocifisso Gesù Cristo, mentre invece non l'avete crocifisso in realtà, perché Dio lo tirò via per sé, lo elevò a sé, e Dio è onnipotente, o come dice in un altro passaggio, quando inganna è più ingannatore di chi inganna. E voi avete creduto di ucciderlo, ma egli in realtà è sotto tapa, e non è possibile che egli abbia patito la croce, perché il profeta non può essere abbandonato da Dio, mentre invece il cristianesimo crede che il Signore abbia redento questo male del mondo anche specificamente attraverso la croce, cioè assumendo il male ma non infliggendolo. E qui un tasto delicatissimo attorno al concetto di Dio e dell'onnipotenza di Dio. Comunque, per chiudere il discorso, io penserei questo, che forse i filoni entro cui si può andare, ripensando anche criticamente, mi metto nell'ottica cattolica, ripensando criticamente ciò che è stato sovraccaricato attorno a questi testi e attorno alle idee che si sono costruite su questi testi, bisognerebbe ritornare a quello sguardo sereno che c'è nel Nuovo Testamento, cioè è quello che... a ciascun giorno la sua pena, a ciascuna epoca storica, ciascun uomo, ciascuna coscienza si porti il peso delle sue responsabilità. E questo certamente è collegato con responsabilità che mi legano ad altri, ma staccherei il concetto di peccato originale da un concetto clanico di peccato. Cioè uno ha peccato, i genitori hanno peccato e i figli se lo tirano dietro. Una roba di questo genere, secondo me, nel Nuovo Testamento è ampiamente sconfessata, anche se purtroppo è stata ampiamente usata in teologia. Mi fermerei qua. Grazie. Solo una semplice cosa, dopo andiamo a prendere il caffè. Un prete, un bambino va dal prete riguardante il male, guardate che è molto bella questa. Un bambino va dal prete a confessarsi, era piccinin come si a Milano, e allora va lì e dice: tu che peccato hai fatto? E gli dice: non nessuno. E dice: sei sicuro? Non hai fatto nessun peccato? E lui dice: no, nessuno. Hai rubato? No. Ma sai cosa vuol dire rubare? No. Allora ti spiego io. Rubare vuol dire: non sei mai andato dal tuo papà quando dormiva a prendere i soldini che sono nella tasca? E il bambino dice: non l'ho mai fatta, ma buona idea. Allora ci fermiamo per una breve pausa. Sicuramente esperti di Antico Testamento che sanno della citazione di cosa stiamo parlando. La citazione è Numeri 31:15. La domanda è: dopo la guerra santa contro i Madianiti vi è la spartizione del bottino. A Yahweh spettano buoi, agnelli e 32 vergini. A quale scopo? Allora, per quanto mi riguarda, ovviamente questa è una delle decine di affermazioni, decine di passi biblici nei quali io ovviamente trovo la conferma a ciò che ho detto all'inizio, cioè che l'Antico Testamento non parla di Dio, ma parla appunto di un individuo che ha stabilito un rapporto, un patto di alleanza con un popolo. Ha stabilito un patto di alleanza sulla base di regole precise, era un individuo in carne ed ossa, e se so bene che si dice che questa è antropomorfizzazione, però in realtà mi verrebbe da dire che allora se gli autori ebrei, insomma gli antichi autori biblici, hanno antropomorfizzato in questo modo... Beh, faccio una cosa che vabbè non è una battuta, ma dico avrebbero avuto dei problemi, perché hanno reso questo individuo che dovrebbe essere Dio una delle persone, stando a ciò che c'è scritto nella Bibbia, più impresentabili che ci siano nella storia dell'umanità. Quindi il fatto che lui fosse uno che, come lo leggiamo nella Bibbia, ordinava dei genocidi. Nel passo 31 citato, questa è la seconda parte, perché la prima parte c'è Mosè che si arrabbia con i comandanti dell'esercito che tornano, e il passo è lo stesso, sì, dell'esercito che tornano, e si arrabbia perché dice: ma avete lasciato in vita tutte le femmine? E allora adesso fate così, prendete ogni donna che abbia un bambino, uccidete lei e il bambino e tenete per voi le altre ragazze. Qui tra l'altro c'è un problema in più, e ci sono degli studi molto seri che poi pubblicherò, studi fatti da accademici, dove lì si parla, e anche da, voglio dire, esperti ebrei, cioè esegeti, dove lì il termine tafno eufemisticamente ragazze, ma lì probabilmente si arriva a parlare di bambine. E questo richiama, per esempio, ciò che dice Rashid Trouai, che è stato citato prima dal dottor Di Porto, come appunto forse il massimo commentatore ebreo di tutti i tempi, quando dice che Isacco, nel commento alla Genesi, Rashid Trouai dice che Isacco ha sposato la sua moglie, Alet, che aveva 3 anni. E quindi questi sono passi che danno veramente da pensare, quindi dal mio punto di vista, sapete, io dichiaro la mia scelta metodologica che, ripeto, poi può essere messa in discussione, ma io vado avanti su quella, ci mancherebbe. Quindi c'è chi legge la Bibbia simbolicamente, c'è chi legge la Bibbia grammaticamente, c'è chi legge... Io la leggo, provo a leggerla letteralmente e vedo cosa viene fuori. Quindi questo passo per me non mi stupisce, perché è perfettamente coerente con tutto ciò che leggo in relazione a quel personaggio. Quindi lì sono nominate 32 fanciulle, insomma, c'è anche il numero degli asini e il numero dei buoi, tra l'altro, che sono attribuiti a lui. E francamente io ho difficoltà a pensare a un Dio che dice a me spetta questa parte qui, una parte percentuale ben precisa. Quindi io ritengo che si tratti di un discorso logico e coerente con quell'immagine che secondo me ovviamente, viene fuori dalla lettura della Bibbia dell'Antico Testamento così com'è. Befecianavim vuol dire vergini? No, vuol dire persone viventi. Ah, ok. Esatto. No, chiedo scusa, non soltanto per precisare il mio pensiero, vuol dire persone viventi. È il discorso di vergine che ha scritto, insomma, chi ha scritto la domanda, e non so che sia, si riferisce al fatto che le uniche persone rimaste vive dopo lo sterminio ordinato da Mosè erano ragazze vergini, perché gli altri dovevano essere uccisi tutti. Cerchiamo un po' di action a mettere. Eh no, action no, è scritto qui. Cioè, io ripeto, perché è importante, io faccio finta che sia vero ciò che c'è scritto, dopodiché si potrà dire che non è vero, ma allora è un altro discorso. Io però il mio metodo è questo qui e io provo ad applicare questo, quindi in risposta a questa domanda che è stata fatta io dico qui c'è scritto questo, leggo questo e altro. Io lo dico dal punto mio di vista, ripeto, non è il punto di vista della Chiesa, è il mio punto di vista. Io ho la possibilità di poter interpretare come voglio. No, non posso. Certo che sì, no. Scusate. Non posso. Sta parlando dal mio punto di vista. No, scusate, è un punto di vista, scusate, ma rispettato, Cioè, ognuno è libero di interpretare. Allora, io dichiaro di leggere letteralmente, lui dichiara di interpretare, van bene tutte e due, attenzione, allora. Attenzione, Allora, attenzione. Allora, ripeto, è il mio punto di vista. E siccome sono una persona razionale, e posso giudicare attraverso le sacre scritture e soprattutto attraverso anche una esegesi biblica, ho la capacità mentale di poter interpretare un testo, o no? Questo l'ha già detto. Bene. Allora, dunque, se partiamo da questo punto già di contrasti e di grida come nello stadio di San Siro, allora non andiamo avanti. Allora, Mauro Biglino quando parla, lui parla dal punto di vista storico e dal punto di vista di traduzione. La traduzione della Bibbia e soprattutto dei testi biblici, in questo caso ma anche in altri casi, lasciano sempre il dubbio dell'interpretazione e di colui che ha trascritto un testo biblico. Dio non ha bisogno di bestiame, e voi sapete bene che nella tradizione ebraica, e qui abbiamo il rabbino, si portava offerte di sacrificio di agnelli, di buoi, di colombe, si portava sacrificio perché bambine, va bene, e c'erano anche nell'Antico Testamento, abbiamo tutti i dei che non avevano, erano statue vuote che portavano sacrifici umani, abbiamo anche nell'Egitto, passiamo l'oceano verso la civiltà inca e la civiltà, ecco, e dunque si facevano sacrifici umani. Ma Dio non ha bisogno di questi sacrifici, è l'interpretazione sbagliata dell'uomo che ha portato a questo punto, e sicuramente il testo è stato, come tante volte, tradotto in una maniera che ha fatto piacere in un contesto storico di quel tipo. È la mia interpretazione, ripeto. Grazie. Ci sono varie domande simili che racchiudo in una unica e che può essere rivolta praticamente a tutti i nostri relatori, perché riguarda la diciamo così, presunta crudeltà del Dio della Bibbia. È Dio che chiede la guerra, un Dio che fa morire i popoli nemici, che spesso fa morire anche migliaia le persone che non gli obbediscono. Quindi come si può giustificare questo Dio, diciamo così, cattivo, vendicativo, se davvero può essere un Dio una persona del genere? Beh, allora io rispondo per primo, non perché voglio prendere la parola per primo, ma perché per me è semplicissimo, quello lì non è Dio, quindi è tutto giustificabile, cioè è normale, cioè non ho bisogno di spiegare nulla, leggo la storia di un governatore di un popolo e si comportava più o meno come si comportavano i suoi colleghi, basta leggere la stele di Mesha, dove Mesha, appunto, re dei Moabiti, tra l'altro cugini, secondo la Bibbia, di quanto discendenti di Lot, cugini degli israeliti, re Mesha faceva per il suo Elohim Kamosh, lasciamo stare il significato di Elohim perché altrimenti andiamo avanti settimane, quindi per il suo Elohim Kamosh esattamente ciò che gli israeliti facevano per il loro Elohim Yahweh, eccetera. Quindi per me, cioè, non c'è bisogno di spiegazione, nel senso che è così perché non era Dio, questo ovviamente per me. Io ho letto l'Antico Testamento una volta sola con grande fatica, però la conclusione che ne ho tratto è questa, che l'uomo non ha mai inventato una divinità così sanguinaria come il Dio che adorano, adorate lui. Nessun altro vuole intervenire? Sì, vi faccio una domanda a tutti voi. Tutti voi. Vi faccio una domanda a tutti voi. Voi in quale Dio credete? Voi in quale Dio credete? Ci sono domande legate sempre all'Antico Testamento, al quale ora chiedo magari di intervenire prima al dottor Garrone, così sentiamo anche la sua opinione in merito a questo. Perché se Dio è un creatore universale, però poi ha scelto un solo popolo, quello ebraico, e insistono i nostri ascoltatori, ha massacrato tutti quanti gli altri? Perché questa scelta di un unico popolo se è un Dio universale? Precisando, e mi sembra strano doverlo dire dopo Ricoeur, noi non siamo altro che umani che interpretano. Allora voi non dovete scambiare l'interpretazione come la chiacchiera di uno che ti vuole infinocchiare, perché nessuno di noi, anche Biglino che dice io non interpreto ma traduco alla lettera, la sua traduzione alla lettera è una interpretazione. E che ha, non lo faccio qui, ma ne parlerò con... Sì, e è meno flessibile della... Ma chiuso la brezza. Allora, vi dico la mia. All'universalismo, l'Antico Testamento ci arriva in un secondo passo. Quella religione lì comincia con l'idea di avere fatto un'esperienza di libertà con un Dio guerriero che viene dal deserto e che guida una masnada di schiavi e che la vincola a sé a un'alleanza, dicendo la vostra libertà la dovete vivere così. Così è cominciata quella storia lì. E sapete quando hanno usato il linguaggio dell'alleanza? Sotto gli Assiri, quando sottoscrivevano trattati di vassallaggio, hanno scritto il Deuteronomio imitando i trattati di vassallaggio e dicendo noi... Il nostro, siccome la nostra libertà non ce la date il sovrano assiro, ma la dobbiamo a questo Dio del deserto che ci ha guidati fin qui, noi ci vincoliamo a lui con questa libertà. Poi di lì sono arrivati a sviluppare un monoteismo universale e a quel punto hanno reinterpretato, la devo stringere, hanno reinterpretato questo loro vincolo particolare semplicemente come una funzione particolare. E se pensate o sentite dire che l'Antico Testamento vuol dire che l'elezione degli ebrei sono gli unici che si salvano e tutti gli altri devono essere massacrati. È propaganda antisemita. Perché gli ebrei, siccome lo dicono, gli ebrei non c'è mai scritto nella Bibbia ebraica, non l'hanno mai, tantomeno l'hanno detto dopo, che quel patto lì è un patto legato alla salvezza. E a differenza dei cristiani, se interpellate i rabbini, un rabbino vi dirà che noi altri pagani, come andremo a finire il giorno del giudizio? Non ci verrà detto non hai osservato le 613 mitzvot o non hai creduto a questo o quest'altro, ci verrà detto c'era uno stato di diritto, un tribunale nel tuo paese? Sì. Sei stato politeista? No. Sei stato pedofilo o incestuoso o assassino? No. Ecco, entra e accomodati, cioè basta quel minimo di integrità, diciamo così, salvo il monoteismo, ma di quel timore di Dio e di quell'integrità morale che è del tutto indipendente dall'appartenenza al popolo di Israele e alla professione di una fede. Questa è la visione ebraica. Cosa? Lei ha mai aperto una pagina del Talmud? Nel Talmud c'è scritto che noi andremo all'inferno? Infatti lo siamo, lo siamo diversi da loro. Sì, molto diversi. No. Ah no, ma voglio dire, l'appartenenza al popolo di Israele non è una condizione preliminare per la salvezza, semmai è quella che li esporrà ad un giudizio, a uno screening. Goim, bestie? Vuol dire popoli, nazioni, gentili. Goim non vuol dire bestie. Allora, che in tutti i gruppi sociali si possano usare dei termini in modo dispregiativo? Ma perché non lo possono usare in modo dispregiativo? Sto parlando di noi. Io per esempio 50 anni fa ai miei paesi si diceva non penserai mica di sposare una cattolica, perché eravamo una minoranza in un clima che non era quello. Ma lui sta tutto. Vivevamo in un clima che non è quello di oggi, chiusi in quello che era stato il nostro ghetto alpino, e allora è evidente che forse il mio bisnonno, quando diceva i cattolici, lo diceva con una accezione e con uno spirito diverso da come lo dico io oggi, e quindi posso capire che gli ebrei chiusi nel ghetto abbiano detto i goim là fuori ci vogliono male. Correggete, smentitemi se non è vero. Allora il popolo che quel Dio ha massacrato di più è il suo. No, è quello che ha massacrato di più, perché per fortuna, se mi fate finire vi dico come la vedo, per fortuna nessuno dei massacri che sono scritti nel libro dei giudici, nessuno di queste truci pagine, che non è un uomo, è una scappatoia quella di Biglino di dire quello che fa sta propaganda qui era solo un... Loro dicono che è Dio che ordina questa roba qui, non ne hanno mai fatto uno, sono una proiezione, sono una... Sì, sì. Ah, voi... Silenzio per favore. Voi credete che veramente 12 tribù sono entrate, hanno fatto cascare Gerico con un miracolo e hanno massacrato tutti i cananei? Sì. No, credete agli storici che vi dicono che Israele emerge in mezzo alla popolazione cananea, e molto più tardi si combattono in Israele diverse opzioni sulla propria religione. Ce n'è una che pensa che la segregazione, cioè non mischiarci con gli altri, sia l'unico modo di salvaguardare la nostra identità. Non bisogna sposare donne straniere, bisogna vivere il più possibile il proprio particolarismo. Sono quelli che scrivono questi testi raccontando se avessimo fatto le cose come si dovevano fare bisognava massacrarli tutti. E invece ci sono altre pagine della Bibbia, e vengo alla mia risposta finale sulla violenza, altre pagine della Bibbia in cui dicono: e se invece la nostra particolare vocazione fosse quella di vivere in mezzo agli altri senza paura e semplicemente aspettandoci che anche loro siano coinvolti, per esempio pensate alla fine del libro di Isaia, in un mondo in cui tutti i popoli vivono pacificati. Nell'Antico Testamento trovate queste due linee, non le hanno cancellate. Vi prego di prendere atto il fatto che, benché siano scritte nella Bibbia, il popolo ebraico non si è mai messo in testa di applicare alla lettera questi testi, cosa che invece hanno fatto i cristiani. E chi ha rivissuto la grande epopea, chi ha pensato di rivivere i testi di Giosuè, sono gente della mia parte che conquistava l'ovest degli Stati Uniti e che davano i nomi delle città bibliche pensando: noi che siamo fuggiaschi dall'Inghilterra per motivi di religione troviamo qui la nostra terra promessa che è abitata da Cananei e Dio ce l'ha data, eccetera eccetera. Quindi, tra l'altro, l'uso e l'interpretazione di questi testi riguarda molto di più noi che gli ebrei. Io credo che la cosa che mi interessa della Bibbia è che alla fine l'Antico Testamento, l'ultima parola, quindi non è una stupidaggine dire che l'Antico Testamento è un Dio cattivo, mentre è quello di... No, mentre quello del nuovo è buono. Leggetevi l'Apocalisse come va a finire. No, io combatto l'idea che ci voleva il cristianesimo per un Dio buono. C'è anche nell'Antico Testamento il Dio buono, e secondo me c'è il Dio buono nell'Antico Testamento quando, potendo essere violento come i testi lo descrivono, ci sono delle pagine in cui lo fanno apparire come un Dio che disarma. No, scusa, no, io non scendo... Riusciamo un po' a fare silenzio, per favore, se no non sentiamo. Non scendo in interpretazione, per una questione di onestà nei suoi confronti, perché io, come credente cristiano, mi trovo rispetto a questi problemi in una situazione, tra virgolette, diversa. Per quale ragione? Perché Gesù Cristo si è fatto ammazzare per queste ragioni qua, Adesso siamo nella settimana di Quaresima, no? Si dice Gesù è morto. È stato ammazzato per queste ragioni qua. Bene? Allora, questo pone quindi una dialettica tra il Nuovo Testamento e il Primo Testamento che potrebbe essere troppo facilmente messa in un binario sbagliato. Per questo mi dispiace che non sia presente il rappresentante del mondo ebraico, ma sta di fatto però che nel Primo Testamento, quel che io riesco a leggere anche seguendo le interpretazioni che fanno persone lungo il tempo, che hanno anche competenze e sensibilità riguardo ai testi. Il Primo Testamento, tra virgolette, io lo apprezzo perché presenta la storia della religione nella sua durezza. Bisogna accettare che una parte non indifferente del problema religioso è passato non solo quello, anche attraverso la violenza in nome di Dio. Questo va detto così. Perché? Facciamo il ragionamento. Io prima, nell'intervista rapida che mi avete fatto, ho portato l'esempio di persone che io conosco direttamente oggi nell'ISIS. Queste persone hanno attaccato quello che fanno, alcuni di loro, non altri mercenari che stanno dietro, ma hanno il senso di fare la cosa più alta che ci possa mai essere, dare la vita e quello che commettono come omicidio rispetto agli altri. Quanto più efferato è, con uno stravolgimento della logica machiavellica, quanto più alto è il fine, cos'è più alto di Dio? Quanto più alto è il fine, tanto più i mezzi ignobili vengono non solo giustificati, ma santificati. Questo è il nodo della questione religiosa all'interno dello... La Bibbia, nella sua durezza, contiene una lotta anche su questo. Dio si è in qualche modo fatto... No, guardate, che come oggi nel... Come oggi è sbagliato dire, quando si fanno i dibattiti pubblici con l'Islam, dire l'Islam è pace. No, l'Islam deve fare i conti con questo, perché è una possibilità pericolosissima della religione, che prende il profondo dell'anima e siccome il fine è alto, i mezzi ignobili sono non solo giustificati, ma santificati. Allora, questa correzione è contenuta nella Bibbia, è contenuta. E questo, e io direi che francamente la Bibbia ci presenta la tavola senza sconti dei rapporti con Dio, anche quelli più pericolosi. Nel caso specifico del cristianesimo, però, la posta in gioco sull'uccisione di Gesù è stata quella, eh? È stata quella. Se tu sei Dio, scendi dalla croce, ti crediamo. E quello che citavo prima del versetto 156 o forse 157, a seconda dei testi dell'Islam, della quarta sura, la sura delle donne, dice: Dio non molla il suo profeta, lo fa vincere. Mentre in caso specifico del Nuovo Testamento, ma qui avrei voluto che ci fosse stato perché sarebbe stata una bella dialettica con lui. Il Nuovo Testamento su questo entra in correzione di rotta con il Primo Testamento, entra in correzione, non in collisione, ma in correzione di rotta. Se tu in nome di Dio ritieni che puoi fare qualunque cosa, perché qualunque cosa tu faccia, tanto più essendo fatta per Dio, tanto più viene santificata, quanto più è terribile contro la legge normale, invece nella figura specifica di Gesù questo viene sconfitto, nel senso che Gesù accetta che Dio si fa strada attraverso non quella logica, no? Ma è una logica durissima che ancora oggi è inutile che ce ne nascondiamo, è una logica aperta. Per questo, secondo me, la Bibbia ha un valore di confronto dinamico e anche poi però accetterei anche che dietro queste descrizioni c'è un cliché, no? Che indica ciò che mi suggeriva solo di sfuggita. Mi spiace, di sfuggita il rabbino mi diceva che dietro questo cliché ci sta il fatto che più che essere considerati vittime, venivano considerate consacrate più che vittime, nel senso che il linguaggio è della vittima, ma nella vittima come consacrazione. Ma io vorrei che fosse stato lui a dirlo, io non voglio interpretarlo. Diamo un attimo la parola a Mauro Biglino, che vuole intervenire a questo proposito. Le domande sono quelle scritte, non si fanno più domande a braccio, grazie. Sì, volevo semplicemente fare un'annotazione, intanto appunto perché qui bisogna distinguere bene tra, come dire, l'accusare gli ebrei come popolo e invece rifarsi a ciò che leggiamo in un testo, anche perché poi si parla di antisemitismo, ma in realtà, voglio dire, gli ammoniti, i moabiti, gli amalechiti erano tutti semiti esattamente come gli israeliti, erano loro cugini primi, quindi voglio dire, si combattevano tra di loro e quindi si combattevano tra semiti, per cui fare il discorso dell'antisemitismo in effetti non tiene. Quello che diceva adesso Don Ermis Segatti, giustamente, cioè la Bibbia, no, prevede e ci descrive anche la parte più dura, no, della storia della religione. Prima ci si poneva anche il problema del male, no? E il problema del male è quello che viene da un lato legato al discorso dell'eventuale peccato originale, per cui è l'uomo che, no, attraverso appunto questa sua disobbedienza ha portato il male nel mondo, attraverso il male alla morte. Oppure chi è all'origine del male è Satana, no? Perché se c'è Dio che è all'origine del bene, poi c'è Satana che è l'origine del male. In realtà c'è un versetto, e di questo garantisco che ho chiesto conferma prima a Di Porto mentre era ancora qui, gli ho fatto vedere questo versetto e lui gli ho detto è giusto, lui mi ha fatto cenno di sì, dove in Isaia 45,7, lo sapete molto bene, Dio dice io faccio il bene, io creo il male, cioè Dio, insomma, l'Elohim. Quindi lui dice io sono l'origine del tutto, no? Quindi anche porsi il problema dell'origine del male attribuendolo a questo o quell'altro, si pone questo problema spesso dimenticando questa affermazione precisa che fa in 45,7 di cui ho chiesto conferma prima e lui mi ha fatto cenno di sì, come gli ho detto è giusta e lui mi ha detto sì è giusta. E quindi ecco il discorso appunto del male che c'è nella Bibbia è un discorso che secondo me non ha problemi in termini di spiegazione nel momento in cui ritengo che quell'individuo, quel personaggio, il protagonista, di cui parla la Bibbia fosse appunto il dio della steppa, insomma il dio del deserto, no? Quello come cita la Bibbia di Gerusalemme. È chiaro che se poi la Bibbia, e questo è scritto anche nella introduzione della Bibbia di Gerusalemme, quando dice che tutti questi testi sono stati montati, riscritti per sostenere una tesi religiosa, no? Lo scrive chiaramente la Bibbia di Gerusalemme, edizione 2013, quindi quella più aggiornata. Quindi un conto è che questo libro sia stato scritto e venga utilizzato per portare a Dio, altro conto è dire che Dio è proprio quello lì. Ecco, è questo che io non riesco ad accettare. Olam che viene tradotto normalmente come eternità e che potrebbe invece essere inteso anche come invece lungo tempo. Definire un Dio eterno è cosa diversa da definire Dio che vive a lungo, quindi c'è questa discussione sul termine Olam. Faccio velocissimamente, qui veramente mi dispiace che non ci sia di foto. Veramente mi dispiace perché ci avrebbe dato una parola, non dico insomma definitiva, nel senso che per esempio, non so, io leggo nei dizionari, per esempio la cosa più eclatante che è difficile trovare in un dizionario, ma nel dizionario di ebraico e aramaico biblici della Società Biblica Britannica il termine Olam c'è scritto come prima cosa non tradurre con eternità. In una intervista che mi ha fatto un signore che è qui davanti e che ha intervistato Rav Riccardo Di Segni, l'ha intervistato su di me, vero? È andato a parlare col rabbino capo della comunità di Roma dicendogli che cosa dice quello là di Torino, che stupidaggini dice quello là di Torino. E quando gli hai fatto la domanda su eternità, e questo per fortuna è su YouTube, quindi non è interpretazione, lui ha detto ma chi è che dice eternità? Si tratta di un tempo di cui non si conosce la durata, cioè non si sa quando è iniziato, non sa quando è finito, ma non è eternità. E quindi in effetti leggendo la Bibbia anche a me non pare di trovare il concetto di eternità coerentemente anche con quello che per esempio c'è scritto, poi nei dizionari americani c'è scritto long time in the past in the future, cioè un lungo tempo sia nel passato che nel futuro, ma un lungo tempo è concetto completamente diverso dal concetto di eternità. Quindi questo è ciò che penso io. Tutti i dizionari, non capisco la sorpresa di Biglino leggendo quel dizionarietto elementare che abbiamo tradotto in italiano, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici, le traduzioni forse sono un po' più indietro, in quella che faccio io sto cercando di usare sempre, da sempre per sempre, da sempre per sempre. Perché non si può, se bisogna usare un avverbio bisogna dire per sempre o da sempre. Allora, se è meolam dal passato, da un tempo non misurato nel passato, uno da immemorabili o da sempre, insomma, poi c'è la questione dell'italiano, ma certamente l'eternità nel senso greco non c'è. Nel passo di prima però non c'è scritto il bene e il male, c'è scritto che Dio fa shalom varà, cioè il benessere e il male. E quindi lì la domanda, ma non ho una risposta, è perché Biglino giustamente dice che non bisogna introdurre concetti greci nell'ebraico, allora l'alternativa da Dio viene shalom e ra, shalom, questo è il termine che io traduco con benessere perché non è solo la pace, da Dio viene shalom e ra, vuol dire il bene e il male nel senso morale e ontologico, oppure da Dio viene sia la benedizione, la vita che ti va bene o la disgrazia. Ma è una precisazione sul tema. Possibilissimo, d'accordo. No, però io mi chiederei questo. Sì, tutto lì. Possibilissimo, sono assolutamente d'accordo. Nel senso che nella concretezza di quel personaggio lui potrebbe anche aver detto in effetti tutto ciò che arriva di bene a voi deriva da me e tutto ciò che arriva di male a voi deriva da me. Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Volevo soltanto spiegare la mia sorpresa, dottor Garrone. La mia sorpresa è che per la prima volta, cioè come dire, leggo in un dizionario non tradurre così, questa è la mia sorpresa. L'altra parte della sorpresa è che nelle Bibbie leggo sempre tradotto così però. Io ritengo che per quel tanto che posso conoscere della mentalità semitica, più in generale, non soltanto del mondo ebraico, ma del mondo circostante, che giustamente è stato detto è semita, non sono solo gli ebrei semiti, a me pare che proprio in quel mondo di principio non esistono concetti filosofici, metafisici. Non esistono proprio. Esistono delle aperture in quella direzione, ma non esiste il concetto, ad esempio eternità, ma tanto per ritornare alla una tantissimo importante pagina del Genesi, no? Quando si dice in principio, ad esempio una delle traduzioni e delle discussioni che si sono fatte su quel testo, che lì fosse indicata la creazione dal nulla, che è un concetto metafisico, cioè non esisteva più niente, non era niente prima e dal niente è stato fatto qualcosa. Questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica, fuori completamente. E allora, quando è stato tradotto in quel modo, è stato tradotto con un altro tipo di mentalità che ha attribuito a quella indicazione una traduzione di carattere metafisico che nel testo non c'era. Era semplicemente che quando le cose cominciarono fatte. Quando cominciarono fatte. Allora, ma questo, e così anche il concetto di eternità o di immortalità, ad esempio, un concetto precarissimo all'interno del Primo Testamento, è il concetto, questi concetti astratti non esistono. Esiste il concetto, l'immortalità ad esempio in genere è legata nella mentalità circostante, quella che non è semitica, è legata a qualche cosa che può permettersi il lusso di essere eterno, cioè la parte spirituale, e questo è il grande contributo che ha dato, discutibile, ha dato il pensiero greco, che ha concepito per lo spirito una sua, di suo, eternità. A prescindere da qualunque... Questo concetto, ad esempio, è attaccato abbastanza direttamente dalla mentalità della Bibbia, la quale dice invece che una immortalità del puro spirito è inconcepibile, deve esserci un'immortalità di vita, in cui corpo e anima sono in qualche modo, devono essere coagenti. Ma l'immortalità del puro spirito è una delle cose che più ha suggestionato, ad esempio, la mentalità anche cristiana, direi... enormemente, ad esempio dicendo che chi si dava ad una ascesi o ad un tipo di vita che coltivava soprattutto, coltivava l'anima, era nella linea della perfezione, mentre invece nella tradizione semitica la perfezione è nella linea del benessere complessivo dell'uomo, per cui se si deve pensare ad un'immortalità, l'immortalità è quella che contempla una condizione rinnovata di corporeità, ma non la esclude, mentre invece sappiamo che questo era tipico di quell'altro tipo di realtà. Allora, per chiudere il discorso precedente, io sarei perfettamente d'accordo, veramente ritengo che... un numero così impressionante di persone su argomenti che ci interessano tutti a distanza diretta dovrebbe trovare come dire, una diastole e sistole, per cui non si finisce solo con queste battute che abbiamo messo qui davanti, ma si prende in mano le cose, ci si confronta seriamente. Se mai creerete delle possibilità del genere, ben lieto. Grazie. Riguardo Adamo, è uno di quei passi della Bibbia da leggere in chiave allegorica, evidentemente, perché ora sappiamo, no, come l'uomo è venuto sul pianeta, ma secondo la lettura biblica si può davvero parlare di creazione di Adamo? Adamo è stato fatto, che è una cosa un po' diversa. Quindi si trova d'accordo con Mauro Biglino? Cioè vuol dire che è stato con qualcos'altro, è venuto fuori, è venuto fuori, come dice, se vogliamo mantenere l'allusione, ma non facciamo dire cose scientifiche alla Bibbia, è venuto fuori una possibile allusione che l'uomo si è fatto d'altro anche. Si è fatto d'altro, non si è fatto con altro, quindi è venuto tirandosi dentro una storia precedente di tante cose che nella realtà si sono sviluppate. Padre Avondios, vuole aggiungere qualcosa? La creazione di Adamo. Creato dalla terra. Sì. La creazione di Adam e Eva, che sono due termini alla fine, se guardiamo anche come dice Mauro Biglino, Adam ed Eva, no? E quando parliamo di Adam e Eva, io ripeto sempre la mia interpretazione, perché ho la possibilità di interpretare. Io non credo assolutamente, e non sono diciamo uno che crede che esistevano solo due persone. Quando ho detto anche in una volta in un'intervista fatta a noi due, e dicevo che quando si parla dell'America si parla del presidente e della first lady, e loro due rappresentano una nazione intera. Dunque Adam e Eva sono stati creati, fatti, perché la creazione parte dal cervello. Se noi oggi pensiamo, io sono un creatore, io creo, io dipingo, ma prima di dipingere creo nella mia mente il quadro e poi dopo lo aziono e lo faccio. Non necessariamente. Solo con la mente io posso creare e fare anche un quadro? Ah sì, rimane nella mia visione, però lei non lo vede. È questo che cerco di fargli capire. Io per dipingere un quadro prima lo genero nella mente e poi lo aziono. No. Io credo in Dio Padre Onnipotente, creatore, Signore del cielo e della terra. Me l'hanno fatto dire 1000 volte quando ero ragazzetto. Adesso chi è che... Adesso non... non c'è più il creatore del cielo e della terra, e questo lo sto dicendo, l'uomo è stato fatto da Dio, è creato da Dio, però alla creazione del mondo si opera il fare, l'azione fisica. Dunque l'uomo non è apparso così dal cielo senza nessuna azione, e lì è una cosa metaforica che è stato fatto dalla terra, no? Creato, plasmato, e lì possono venire, e vi ritorno a Mauro che dice che il serpente dell'Antico Testamento era un medico, un scienziato che crea... Com'è? Ma abbiate pazienza, ma non fate prima a riscriverlo da capo sto Nuovo Testamento, porca la miseria. Allora...